Questa allora ci dà solo prima la catena gialla, quale fa? No, sto distribuendo adesso. Vabbè, tanto che distribuisce, vediamo un po' la dottoressa Cane, ma c'è. Si è svolto una riunione a Firenze in cui cominciano a minacciare che la capacità di spero del pass precedente può essere un parametro per assegnare poi al pass successivo. Noi indicontiamo una quella nuova da febbraio dell'anno scorso, giusto? Quindi vorremmo vedere un po' una a una per capire, diciamo, perché alcune cose sembrerebbero da tempo finite, non si capisce perché non vengono mai contato. Però la cosa migliore è vederle una a una e poi il 29, sapete che si fa il 29, secondo me il 28, non il 28. Ho già la conferenza stampa di un mezzo, la ricompare il 3. Vabbè, quindi invertiamo l'ordine, facciamo prima la conferenza stampa, facciamo su delle libere, le schede, le schede. Vabbè, chi guida la danza? Enzo? Credo che... Facciamolo fare la canna. Corriamo... Ecco, quello che è importante è... Diciamo... Già che scorriamo... È l'ultima colonna, no? Quello che è importante. Sì. Un po' più vicino a te, cioè riesco via, non so, vabbè, si mette lì per qualcosa. Comunque la colonna è importante, tanto questo qui ovviamente è il FAS così come l'abbiamo rimodulato, no? Sì, l'ultima versione. Non sappiamo niente del cifre con la nostra. No, perché oggi lui ha firmato la nota di trasmissione perché scadevano i termini. Abbiamo fatto tutte le integrazioni che ci ha chiesto il Ministero, in particolare per quel che riguarda gli aiuti di Stato. Okay. E quindi la griglia che dovremo fare successivamente. E adesso la parola è al Ministero che deve istruire la pratica, l'ha già vista, penso che deve scrivere una relazione per andare in CIPE. Bene. Allora, vediamo una per una. Beh, allora, la prima è 25 ed è logico che non c'è niente. Mi pare che il contatto sia l'ultima colonna, giusto? Sì. È quello di cui ci occupiamo quando oggi. Quando ho validato il 25 marzo, sì. Poi nel frattempo la spesa è andata avanti, ma non è validata. Va bene. Ecco, spiegaci un po' cosa vuol dire validato. Validato vuol dire che è presa in considerazione, passato tutti gli step procedurali che consentono di essere presa in considerazione ai fini della certificazione nel sistema di monitoraggio. Dopodiché, dopo la validazione nostra sul sistema di monitoraggio, interviene il certificatore, che è il dottor Dio, il settore di sviluppo economico. Per quanto ci manca per avere un altro step di soldi? Dobbiamo arrivare a 63 milioni. Quanto ci manca? 6. 7 facciamo, perché poi il sistema scarsa sempre un po' di roba. 7. Vabbè, mi pare il primo obiettivo che abbiamo, no? Okay. E vediamo se lo raggiungiamo da qui al 29, assegnando i compiti. Vabbè, dai, Azzelli, e sappiamo perché non è fermo. Distretto Lingua e Tecnologie Marine, dobbiamo ancora fare il programma. Io sono stato da Filocamo il giorno di viaggio, quindi lunedì. Adesso poi richiamerò Reggi, il sottosegretario, perché ci sono le condizioni per fare la presentazione. Savona, sappiamo se si muovono, Pippo. Non pensavo persone che dovessero già in fronte. Hanno detto che partiranno nel 2020. Savona abbiamo fatto un accordo che finiranno nel 2016. È scritto sulla scheda che i tuoi servizi hanno licenziato per mettere sul passato SSC mi correggo perché non è certo. Va bene, se uno lo... ma chissà se si deve chiamare passo per si vuole però no, sì. Anche se è quello vero si arrabbiano SSC. Vabbè, questo qui almeno è deliberato, quindi diciamo inizia nel 2015. Così hanno scritto. Vabbè, insomma, qui non si spera niente. Andiamo avanti. Poi c'è
Spezia che fa parte del pacchetto di sì, Fibra. Lì il 14 faccio quella riunione che tu hai chiesto per capire gli spazi. Poi 19 milioni di quella roba lì, rendi contatto zero. Beh, lì la procedura è una procedura lenta, però il bando è stato è una procedura a bando. Le previsioni che noi facciamo che al 31 aprile saranno erogati 930.000 euro per anticipi. 30 aprile, la Cristina ha scritto 31. 30 aprile saranno erogati 930.000 euro. Questi qui conterebbero? Certo, questi anticipi contano. Sì. E poi a fine maggio ulteriori 560, quindi di qui a fine maggio 1,5 milioni. Siamo a erogarci. E poi entro settembre altri 3 milioni. Siamo a metà, 1,5 milioni di euro entro maggio, entro 0,514. Questi qui sarebbero un rispetto a queste buche. Poi la fotografia fa un solo vedere. Le progettazioni sono praticamente a posto adesso, ci mancano 48.000 euro, posso andare in contare o se perché sono ancora liberi. No? Seguimi. La Fontana Buona è a posto, se vuole altre, i 48.000 euro che mancano sono liberi o sono solo da rendicontare? Scusa, non l'ho ascoltato. Lo dico qualche altra volta, poi basta. Non per la Fontana Buona. Capisci dal volo. 48.000 euro è quello lì. Sono ancora da rendicontare. Ma però sono già assegnati, non sono liberi. Sono già assegnati, 1 milione di euro è impegnato. No, e... non è granché, ma lo vede lei questa cosa qui. Poi Carcare Melogno, questo qui è un'opera in corso, giusto? Si presume che quello che manchi da rendicontare sia perché mancano ancora gli ultimi saldi, no? 273. Sono... che è un'opera che abbiamo già messo nelle schede, no? Che si inaugura... Credo, metà la finiscono ad aprile, metà ottobre, com'è? Più o meno così. Comunque sembrerebbe a posto, via. Questo qui è settembre, giusto? Sì. E questa qui è mezza, cioè è molto lenta, diciamo così, via. Sì. Giusto? Poi Taggia deve cominciare, giusto? Taggia è una sospesa. Bravo, di quelli stand-by, va bene. Ecco, questi da lì, io l'ho vista finita l'opera. Ci potesse ora andare. Eh? Vabbè, sì. Non ci potrebbero fare questa cortesia? Hanno mandato? Stanno vedendo. Comunque la segniamo. Allora, questa qui diciamo che è pronta, insomma. Quindi... diciamo che ogni assessore si prende un po' le sue a fianco, diciamo, certo. Uffici di Canepa, Lucinese. Vabbè, questa qui di Chiava è appena, diciamo, liberata, quindi Chiava vogliamo... Non abbiamo neanche impegnato. Ma impegnato sì. No, no. Zero. Cioè, dove allora, c'è bianco nella colonna... Allora se la liberiamo qui cosa vuol dire? Io non capisco. Abbiamo deliberato in giunta, come deliberiamo? Senza impegno? Sì, state deliberato senza impegno, non mi risulta ancora. No, conferma del finanziamento. Abbiamo deliberato, che sarà 2 mesi. Sì, sì. La concessione. Sono in fase della concessione. Sì. Il libro è arrivato, proprio, ti ricordi, no? L'ha verificato un po'. Sì, sì, non me la ricordo. Sì, è venuto in giunta, questo vuol dire. Se si è venuto in giunta lo so, è firmato. Però non mi ricordo se era una concessione o un impegno contabile. Non lo so. Mi ha detto che bisognerebbe evitare quella storia. Vabbè, ha verificato un po'. Cronica di Bona. È di quelle inserite nella riprogrammazione. Adesso? Ancora in attesa. Quindi è chiaro. È lo stesso San Biagio. San Biagio, guarda. Perfetto. Metropolitana a posto. Ecco, Celle credo che cominci adesso, quindi sono la fase 15 a tempo. Vabbè, l'ascensore Quezzi è una cosa che non si farà, comunque sono 60.000 euro. Allora, ricapitolando, qui ci dovremmo aspettare risultati positivi da ITI. È così, giusto? Sì.
che potremmo arrivare con le cose di prima a un po' più di due, via. Cioè. Poi, la progettazione del prisma nel corso di due è andata a migliore. Qui ne hanno fatto un sacco di cose. Ci aspettiamo 500 mila euro. Ma mai? Stanno andando. Metto 0,5. Sì, 0,5. Sono sicura. Poi... Vabbè, quello lì immagino che sia un bacino di 6.000 euro che è rimasto, giusto, come me la posto. Pignone? Pignone, ho due minuti. Pignone è un problema, nel senso che dopo aver concordato un sacco di volte con quella realtà, progetto, eccetera, ci sono stati parecchi problemi con la provincia, che non era convinta, via dicendo. Adesso siamo pronti per partire in conferenza dei servizi, ma se dovessi proprio essere sincera fino in fondo, secondo me ci sono ancora delle perplessità, ecco, localmente su questa cosa, quindi non escludo, la conferenza ormai è pronta per partire e la faremo partire, però non escludo che a seconda anche della questione dell'amministrazione, perché lì è in corso un cambio, non me la sono sentita di forzare più di tanto, però potrebbe anche esserci un cambio di rotta. Non lo so. Segniamo un po' il progressivo, così poi facciamo la fine. Allora, 1,5, 2,1, 2,6. Sì, no, lo tengo io così. Ragioniere. La metallizzazione, quella del singolo che manca, è certificabile, come si dice, rendicontabile, penso di sì. Non so se è finito con Dio, se sì, certo, se non ci sono economie è del tutto rendicontabile la differenza tra 930 e 734. Sì, bisogna capire se sono le economie. Si possono riciclare questa delle lo verifica? Sì. Lo usiamo per fare. Vabbè, per il momento mettiamo 0,228, dai, per il momento. 0,228. Perché non credo che ci sia un'economia, avevano anche chiesto, che quelli che ci hanno chiesto di fare dei pezzi più belli non eravamo soli per farlo, quindi non abbiamo... Poi, Franacengio, non sapete nulla? Franacengio ha fatto un intervento per capire, poi... Questo nostro contributo è quello per il lavoro già fatto. Allora, il lavoro sarà ultimato ad agosto. L'ho scritto qua. Quindi adesso poi verifico, me lo annoto io, ok? Quindi è presumibile che non ci sia nei prossimi due mesi che non arrivi. Okay. Comunque... Okay, ma si possono pagare anche dei SAL? Basta che sia anche fatture prefinanziate. In alcuni casi lo vedi che ci sono dei casi. No, dicevo, può darsi in questo dicendo sia un caso. Questo me lo sono segnato. Sì, poi 29 facciamo un passaggio come oggi e qui ci dite un po' come sta il corpo. Poi ci sono un elenco molto grande di cose alluvionali. Ma queste qui sono quelle vecchie o quelle nuove? Sono quelle vecchie. Sì, dove stanno gli impegni sono tutte dette, dove nella penultima colonna c'è una cifra, sono tutti impegnati, quindi sono cose. E che tu sappia, buona parte sono fatte. Queste sono tutte fatte, quindi dobbiamo sollecitare, però sono tutte fatte. Ma chi sono gli destinatari comuni? Sono tutti comuni. Poverino, comune provincia. Il comune di Borreggiovara è un grande soldo, ma potrebbe vedere che loro potrebbero... Va bene. Cioè praticamente li prendono, li spendono, li pagano e poi non ci fanno i documenti. Però è tanta roba. Io non so, alcune sono anche forse fermi. No. Perché sono piccoli quelli di... No. Queste qua, guarda, sono quasi tutte fatte. Bisogna che tu, con i tuoi, allora bisogna che tu mandino le fatture e che ci mandino le rendicontazioni. Casomai, andando il giorno lì, mai cristiano. Sì,
Va bene, ma non è che capisce niente anche di questa frase qua. Comunque, un milione nella mia scheda dovrebbe arrivare entro fine aprile, ok? Di rendicontazione di questa qui, di questo blocco qua, di questo blocco qua, di 3.190.000, un milione. Noi siamo a 3 aprile. Proprio a stabilire un criterio che un comune che ha soldi, che ha speso, che non ha rendicontato, non prende altri soldi. Niente, non per essere punitivi, ma educativi. Ma vabbè, no, gli dici, caro sindaco, parla con i tuoi uffici. Quando mi ha scritto una lettera dal principio che ha detto lui, no? Un vecchio. Quasi tutti abbiamo mandato l'ennesima, quasi tutti, Urbe Maestano. Ma sono Maestano, è un latinista. E Urbe che cos'è? Perché Urbe l'ha scritto 4 volte, ma non ha Odeste anche lui. Allora, 3-8, avanti. Comunque, per queste qui 29 facciamo un po' il punto una a una, va bene? Anche perché, essendo cose urgenti, emergenza, dovrebbero essere prima di andare, poi sono anche facili, no? Sono comunque robe piccole, però. Sono urgenti, dovrebbero andare. Borghetto va. Ah, sono i ponti questi, ma questo dobbiamo prendere di bovina. Poi, quella successiva. Manca 10.500 euro. Sì, queste qui si è fatto un po' di pulizia, nel senso che sappiamo che sono risparmi, li togliamo poi. Ragazzo, ma... poi quello dei 4 milioni sono già da venire, giusto? Ma non sono ancora neanche impegnati. Scusa, perché lei mi chiedeva una cosa, mi puoi ridire? Sì, di quei 4 milioni, ma non sono neanche ancora impegnati. Allora, questi qui sono quelli che l'altro giorno appunto ti accennavo il fatto che siccome è andato a lungo il progetto, potremmo anche decidere al limite di un milione di usarlo ancora per le cose alluvionali, scavando di un po', mentre i 900... Adesso portiamo a casa le programmazioni, poi sì. I 900 sono quelli di Borghetto, sono il conferenza dei servizi. E dell'amore si sa che è una cosa complicata. Ecco, il bagaggio questo potrebbe andare. Qualcosa potrebbe andare. E ora ma se sto mettiamo, forse sia maggio, sì. Sia giugno, quindi 1,6, totale 5,6. Ma che cosa si può mettere per no. Tra caso per maggio? No, 5,4, di muscolo, 3,8, non puoi mettere. Beh, sarà a giugno, sarà a giugno, dico, ma... prossimo, no? Stai già facendo l'elenco della seconda rendicontazione. Beh, finisce a maggio sto lavoro, insomma. E quindi e diciamo quelli prossimi, qualche mese. Questo può qualche andare. Cosa che già fatta lì. Ok, dai. Poi. Previsto le messe in sicurezza dopo l'unione 2013 in poi, questo è critico, non so cosa vuol dire. L'uscita autostradale. Ma queste qui sono quelle appena deliberate, perché questo è ovvio che non bisogna come tre. E ci vuole qualche mese, insomma, conta una buona. Ecco, il ponte di Carrasco invece lo possiamo mettere tra quelli che riusciamo a bloccare, la vogliamo oggi. 1 e 4, siamo a 6 e 8. Speriamo che sia rendicontabile tutto, io non credo, perché tra collaudi e cose varie sarà dura. Almeno una parte. Vabbè, quella dell'autostrada a San Paolo è appena inserito, quindi è logico. Poi, in conversione aree industriali, rinascere. No, nell'immediato non c'è altro. Cioè nel senso sono che ferme. Sono ferme. Poi, abbiamo abitato Arco, le porte ci paravano, non sono state impegnate, poi si arriva alle vitelle che invece è praticamente fatto, quasi tutto fatto. Poi c'è il Nervia. Impegnato 500, validato. Scusa, abbiamo progetto che è dal 2008. Ok.
Ma cosa sono i riciclabili e le abisse? Dal 2008 hanno speso 122.000 per la collaborazione. 166.000. Quello è chiaro che non è una cosa di cui possiamo contare. Dopo sei anni. Questo qui invece è Manessina, giusto? E questo si inaugura sì. Presto. E... Sì. Speriamo per il lo presenti oggi. Presentiamo oggi e finisce in questi mesi. Diciamo. Se consideriamo da qui all'estate, questo sta dentro, più o meno, no? Lo sapevo. Sì, beh, insomma, adesso diciamo da qui all'estate. Quindi, poi c'è. Beh, questo loro dovrebbe avere il massimo per il momento. Non possiamo più farlo però, con la delibera di quel che abbiamo permesso al Ministero. Infatti io pensavo di chiuderlo così come ecco, questi qui sono i famosi 4x8, ma a che punto siamo lì? A parte Loano e Sarzana che... Loano e Sarzana sono già quelli stanno andando avanti tutti. Ma lentamente. No, non va avanti. Allora, vi sono costato 1 milione su quanto? Acqua 100.000 euro su 4 milioni, arrotondo su. Caio 154.000 euro su 5 milioni. Lo hanno rinunciato, Sarzana ha rinunciato. Sestile Levante 700.000 euro su 4 milioni. Taglio 100.000 euro su 4 milioni, 20 miglia, più avanti di tutto, 1,5 milioni su 4 milioni. Basta. E questi qui dacci un po' un'occhiata tu, vediamo se possiamo avere un po' di stellare qualcosa. Questo di là che io non lo vediamo perché sto campo. Ho sentito una cosa bella, quella dei conti di quella. Sì. Sì. Dai ragazzi, maga è entro aprile 1627. Sì. E poi invece, entro ottobre, dai ragazzi, maga, l'altro è provincia, magari la proprietà Ascoli. Sono rispettivamente 1,6, 1,5, 5 questa cosa qui dei comuni grossi è molto importante. Praticamente su qua su 32 meno sono 6 sono 3 milioni, quanto abbiamo rendi conto? Facciamo un po' di cuore 3 milioni, cioè 10%. Sì, la progettazione sono 20.000 che va da e al di fuori. Ma alla fine li faranno o... Ah, guarda, pensano... li fanno perché hanno messo anche i soldi in bilancio. Cairo Montenotte c'è anche collegato con un progetto loro di Palazzo Scaranti e ha detto che mette in bilancio i soldi. Però sono 3 anni che il progetto è stato collegato. Scavato al 15. Ma ci sono stati anche degli step and go nostri, step and go, Vabbè, questi li verifico un po' Giovanni, sono rimasti 6. ARPA. Dobbiamo sollecitare la... Sì, sì, chiaro. Spesi anche per altre cose. Cavona è a parte, esatto. Laboratori non sono macchinari da comprare. No, laboratori erano macchinari da comprare in un anno che sono riusciti a fare una gara. È facile da... Punto a costruire. Adesso gli ho scritto 29 di vista. 29 ci dici. La seconda voce... È quello che abbiamo inserito adesso. Ah, ho capito. Questa è aggiunta ora, no? Sì. Questo è chiaro che non ci può ancora essere. Quindi l'obiettivo è sbloccare quei che sono tanti, perché sono 1,7 milioni, no? 2,640. Sì, no, dicevo, non 40, sì.
2007. Eh sì. Vedi un po' se sbloccare il combinazione di lire, eh? Sì, 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 sì. Ho già adesso. Lo scolmatore parte ora, quindi è logico che. Ecco, lì dovremmo fare una cosa di programma quadro. Vabbè, Deva è in sé. Deva è una cosa che non si fa. Non si sa se spende. Ah sì? Prima non abbiamo ancora impegnati. Non sono impegnati, mi sembra difficile che possano appaltare senza il nostro impegno. Poi Borghetto. Deva non si è più fatto vivo nessuno. Allora, le ultime quattro voci fanno parte della programmazione attuale, quindi è ovvio che sono. Sì, però... però fra mura, se riuscissimo a impegnarli, qua corrono, eh? Sì, ho detto di impegnarli, ho detto. Lei l'ha detto? L'abbiamo detto l'altro giorno quando l'abbiamo vista, di portare. Siamo meglio tra di noi. No, c'è anche lei. Non dico stamattina, dico. No, li spendono, sì. Questi qui li spendono, sì. Poi ci sono i 3 milioni del tubo. Abbiamo speranza. Renata. Sì, sì, su questo sì, siamo speranza buona. Ce lo fanno? Sì. Ma su questi sì. Sì, ma... E Devanto anche partito. Sì, ma non abbiamo mica la delibera, però. Non l'abbiamo mai impegnato. Dobbiamo impegnare noi. Per forza, se non li impegniamo... Facciamo un po' male, sì. Ma... Pensiamo di far... Pensiamo di far la delibera o no? Sono a suo tempo, non si è ragionata, ed era anche realizzata una cosa di... Sì, ma scusate un attimo, se non ci capiamo neanche sul lavoro che dobbiamo fare. Allora, le colonne chiave sono l'ultima e la penultima, se ho ben capito, no? Le prime sono filosofia, le ultime sono decisiva l'ultima, ma propedeutica la penultima. Qui pensiamo di impegnarli, si soldi o no? Qui dovete portare una delibera. Ma sono per i progetti sospesi, quindi dovrebbero partire loro. Una volta che partono, arrivare noi. Una volta che partono, a questo punto, visto che hanno una cosa di programma, si e questo vale anche per l'ultima riga? Partiranno. Questo vale anche per l'ultima riga? Va bene. Quando partiranno facciamo una delibera. Ah? Capito. Va bene, insomma. Non c'è niente. Va bene, poi Levato invece questo sta lavorando. Mi ha dato un messaggino per sapere quando rendi conto. Mi dice che il grosso di sto lavoro, diciamo la parte edilizia, ho visto quello che lo fa l'altro giorno, a luglio è finito. Quindi qui ci potremmo mettere, non so, ci mettiamo un po' due per capire. Aspetta, mi rispondo. Ma beh, messaggio... tanto per avere un po' l'idea, insomma. Mettiamo due come ipotesi. 2, 9, ma vabbè, ma abbiamo detto che facciamo i due step. Sì, sì. Cioè quello diciamo entro l'estate stiamo prendendo in considerazione. Dunque, i parchi hanno, quanto è in totale la voce parchi? No, 2 milioni e 22 mila. No, quello totale. 2 milioni e 22 mila l'impegnato. L'impegnato sui 7. L'avevi scritta lì. No, volevo dire. No, volevo dire il contributo. Il contributo totale di FSC è sì. 6 milioni e 7. Ma questi qui sono interventi piccoli, com'è possibile che non riusciamo neanche questi qui? Questi qui non sono sospesi, giusto? Assolutamente. Cioè, questi qui sembrerebbero cose facili da fare. Sono piccoli, a parte due. Ma due sono un po' più. Però, insomma. Date un'occhiata, cioè, sono sempre a dire che non c'hanno soldi adesso che hanno 7 milioni da spendere. Cioè, perché voglio dire, il depuratore lo capisco, no? Cioè, c'è una cosa cosmica lì, acque, no, lì più che comitati è una cosa. Poi lì l'altro, no, ma il depuratore l'altro, diciamo. Questi qui dei parchi sembrerebbero cose. Io
so che hanno avuto alcuni stop dovuti al fatto della stazione unica capitale. Sì, quello è rallentato. Che hanno rallentato i tempi. Adesso scusa, ma la stazione unica appaltante è una cosa che viene a valle, ma qui manca un po' più, per 5 milioni mancano i deliberi di impegno, vuol dire che non ci ha manco chiesto i soldi, giusto? Esattamente, sono ancora alla progettazione dopo 3 anni, 4 anni, 2013. Direi 4 anni, no, ma li abbiamo impegnato credo nel 2010. Vabbè, bisogna che ognuno se li guardi, insomma, poi il 29 ci dice come stiamo. Le reti ciclabili. Evanto dice 1 milione già speso che possono rendicontare subito. Sì. L'altro a fine luglio. 2 milioni, invece. Più o meno. Ad Agatha, che non mi indirizzo, sono un bravo ragazzo. Piste ciclabili, come si è messi? Piste ciclabili ci sono, grosse criticità sul canale Lunense, che infatti bisogna convocarli, e sugli altri stanno progettando. Era il bando di concorso. E io so. Basta che firmi qui. Sono forte questa. Sono tutte recenti queste qui. Sono alla fine del primo bando. Sono tutte il primo bando, secondo me. Sì, il primo bando, era già. Non so come io. Però non c'è. Bisogna scrivere il simbolo, dici che lo faccio. Quindi qui non ci aspettiamo nulla. Abbiamo preso, abbiamo sostituito, abbiamo applicato il principio di Renzi delle quote rosa. Sostituire lui ci vuole due donne. Insomma, secondo me come peso, per il resto ne basta mezzo. Basta avanti. Allora, quindi le piste ciclabili non ci aspettiamo nulla per il momento, giusto? Mi ha stato 30.000 euro da Reggiano che sta progettando. Vabbè, ma insomma, niente di... Ecco, ma l'area 24, porca miseria, ma com'è possibile che l'abbiamo inaugurata? Conterà sicuramente un saldo a 700.000 euro che vale sui 4,50. Che vale sui 4,50, l'80%, no? Sempre, non poi... Ho parlato con Argirò a Valtieri e stanno lavorando per rendicontare anche un successivo saldo. E entro il 5 maggio mi manda tutto un cronoprogramma aggiornato perché sta chiudendo i casini di Millennium e mille altre problematiche che hanno e mi manderà un cronoprogramma aggiornato anche per la parte nuova. Perché loro diciamo due da qui all'estate più o meno secondo te o troppo? A fine estate due me li aspetto. Due me li aspetto. Un, genere 11 e 8. Poi Modena è a posto, Palazzo Rosso è quasi a posto. Sì, cultura. Come vado un po' il saldo. Ma non so perché non continuano a il saldo? Sì, guarda un po' il saldo, ma non fa numeri. No, non fa, ma io so per San Domenico di Taggia è a posto. Ecco, Camogli com'è? Camogli se col prestito ponte rendi conto 750. Quindi possiamo dare il no. Pagare. 07 12,5. Va bene. Perfetto, poi Galata è a posto, Aicardi. Aicardi va dopo il 25 maggio. Perché cioè nel senso adesso niente. No. Sì, voi niente. No. Ecco, impavidi partono. Impavidi hanno finito finiscono la progettazione adesso entro aprile e poi appalta. Posso fare una domanda a te? Sì. No, non a te, a loro. Puoi fare. C'è spesa validata e non c'è niente nella colonna del impegnato. Perché l'abbiamo concesso, ma non impegnato. Comunque non è un problema. Okay, no, perché no, no, no. Adesso vi spiego. Era solo per capire. No, ma vi spiego per tutto. Per molti progetti, per non fare un impegno sul costo presunto e poi ridurre l'impegno perché esatto, dobbiamo incamerarci di base basta. No. Concediamo, facciamo una delibera di concessione del finanziamento, l'abbiamo fatto anche con la provincia di Genova certo. Per il ponte di Maneseno, loro vanno in gara, impegniamo una volta per tutte okay, il metodo di concessione. Era per capire. Questi vanno a impabili, appunto, vanno a appalto nell'estate.
Cairo. Cairo è legato al progetto complessivo. Sì. E questo Santo Stefano Magra. Santo Stefano Magra invece fa il contratto adesso e quindi ci rendi conto tutto. Vabbè, ma contratto perché non qui. No, la progettazione ci rende conto. No, comprato, Ha comprato. Fa il contratto. Quindi bisogna considerarlo. 05 13. Ha comprato. Basta, andiamo avanti. Stella rendi conto a tutto, ha finito. No, ma il secondo lotto no. No, il primo lotto. Va bene, 01. 13 1. Ha finito il primo lotto, sta facendo la gara del secondo, quindi non vedi conto. Non vedi conto. Fasce rosse, è finito. Conta tutto, andate a verificare i biscase, così casomai li togliamo, li mettiamo. Dovrebbe essere proprio al 288. Sì, sì, allora cerchiamo di chiudere anche l'ultima pratica. Sì, 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 il comune. Ecco, 20 miglia stanno lavorando. 20 miglia chiude, ha fatto l'appalto, fa adesso il contratto e quindi ci rifà il quadro economico. Vabbè, e impegniamo il 40%. Del totale? Del totale, degli 800, dei 400.000. Sono 9, quindi 4 per 9, 36. 40 più 10. 50%. Sì. Progettazione più 0,5. Dei 900.000. 13,8. Scusa, per fare due pezzi, quanto ci serve invece? Per avere il primo sale? No, il secondo. Il secondo ci serve che abbiano raggiunto il 50% del costo totale di investimento. No, lui vuol dire un'altra quota di finanziamento. 6 milioni per avere i primi. Esatto. Per avere due. Da 63 a 83. Altri 20. Più 20. Sì. 26. Biglietto. Biglietto solo in appalto. Vernazza dovrebbe essere sospeso. Crozza. Nel palazzo Crozza ci abbiamo anche io, abbiamo un problema. È un problema. E l'ultimo che devo andare a vedere. Italiano è nuovo. Poi Santo Stefano Davito è a posto. Monesi si pianta. Si pianta per mancanza di cofinanziamento al momento, giusto? Sospeso. Arenzano, ma questi 4 milioni sono per l'acquisto, no? No. Per i lavori. 10 volte. Appena ci mandano una ricorrenza di 30 euro. Vabbè, sono poche niente, dai. Poco nulla. Oh, simulatore navale. Conoscete? No. Guardi un po' te, Pippo. Qui farebbero comodo 150. È un anno che aspettiamo che ci rendi conto. Lo avevano già comprato. Sì, ma non l'hanno mai rendicontato. Quindi a me Eugenio, l'avevo detto ai miei uffici, ma non mi hanno risposto. Quindi mettiamolo un po' qui, dai, 0,2 in quelli possibili. 0,2 più o meno, tono totale 14. Cioè bisognerebbe essere bravo a fare 26 da qui a luglio, se fosse bravo, insomma 26-27. Piero di Teco cos'è? Scuole, comincia l'elencone delle scuole. Questo però è quello che era l'appalto. Soltanto l'appalto. Carasco? Questo lo segui tu, no? Sì, sono tre scuole che la maggior parte sono finite anche. Sì, però non vedi conto. Non vedi conto. La frusta no. Io troverei anche l'olio bollente ormai. Saremo a posto. Savona abbastanza a posto. Civezza, Giuliano è a posto, 20 miglia a posto, beh un po' le hanno fatte però, Villanova è a posto, Mezzane, Genova cos'è? Piazza delle Erbe? Ecco, Piazza delle Erbe è finita, quindi questa qui mettiamolo un po', 0 qua, Conto. Sì. Prima che ci rendi conto il comune di Genova, Presidente, passano 6 mesi. Non dire queste cose in streaming. La non è vero. Posso chiedere questo discorso del Casini perché devono decidere Canepa? Cinelli e Canepa, questa cosa del Casini che è quello per cui devono mandare via gli iscritti se non fanno la che non ci torna indietro da adesso. Ma chi è che ha fatto la domanda? Chi è il titolare? La provincia di Spezia.
che cofinanzia. Che cofinanzia, ha già mandato la delibera di cofinanziamento, quella lì è una roba appena ci torna dal CIPE possiamo partire. Che si può impegnare. Allora, Bolano dovrebbe essere una cosa. Subito, tipo, si deve preparare. Ma qual è, scusate? È più avanti, lui è già, sai che è oltre. Lui. Sì, sì. Io Bolano dovrebbe essere una cosa che chiudiamo, giusto? Bolano ci ha promesso che finisce. Sì, sì. Bolano i tempi, dai. Proviamo a scrivere 06 e quindi 15. Trovo settembre. Poi si apre a settembre, sarebbe facile. Proviamo a scrivere 03, dai. Sarei per questi delle scuole veramente, mandare delle ispezioni, ma nel senso che il referente regionale trova l'acqua da Calice. Calice. Hanno appena ripreso il lavoro, andiamo avanti, dai. Ma chi è l'ispettore regionale? Dai, su ragazzi, adesso non serve a niente, abbi pazienza. Ce la prendiamo anche col mondo, poi siamo sempre qui, no? Avegno, ma per esempio il tuo ufficio queste cose segue? Sta seguendo, però non rendi conto. Avegno com'è? Piantata, va? È un genio. Ma questa è praticamente la finita Avegno, fa parte qua. L'hanno finita. Ma scusa, Badalucco è inaugurata da un anno io. Badalucco è inaugurata da un anno. Anche di più. Allora scriviamolo un po' questo, 05. 05 15 8 però ve li chiamate un po' una uno stessi, ognuno di noi ha le sue voci. Ci pensa inaugurata anche questa, Giovanni? Scrivo 01. Ci pensa? Andiamo a inaugurare. Allora ho messo 05 Badalucco, 01 Cipressa, 01 Varese, siamo arrivati a 16. Per Rinaldo 04, dai. Io penso che però noi dobbiamo, quelli di questo elenco qui se non giustificano le cose. Per esempio Sarzana abbiamo speso senza impegnare. E Sarzana è Sì, lo so, la domanda non è cos'è. Non abbiamo mai impegnato, ma non sbaglio. No, loro possono anticipare, hanno anticipato al generato comune e rendicontato, no? Sarzana, sì, sì. Cioè. Molti casi dovrebbe essere la lita normale. Ah sì. Sarzana siamo persone normali. Bugnato, non lo so, Galendano, sì, Galendano la palestra. Che cosa? No, non è finita. Non è finita. Sta lavorando? No, non è finita. Finisce nei prossimi mesi, quindi questo dovrebbe essere un obiettivo possibile, 01, 16, 5. Ma secondo voi, sinceramente, i nostri uffici non fanno questo lavoro? Ma com'è possibile che in giunta decidiamo che inauguriamo per Rinaldo? A me non basta la telefonata, mi devi convocare qua, fare un elenco, fare una riunione tecnica, non basta la telefonata. 8-9 bisogna ridurre l'impegno perché c'è uno sbaglio. Chi lo deve fare? Voi? Non così, tanto per farsi un giro. 8-9, ecco, vabbè, bisogna ridurre l'impegno. Montoggio non la conosco, non lo so. Lavagna è finita. 02-76. Però adesso 29, le vediamo una a una queste, però ci dite. Mezzano che è finita, anche questo. Abbiamo inaugurato a settembre. Vabbè, comunque sta finendo, dai. 16-9, andiamo avanti, dai. Bolano anche, questa mettiamola tra quelle che si possono fare. 02-17-1. Però per fine estate. Rocchetta abbiamo inaugurato un anno fa. Rocchetta. Ma non
ma io penso che non, gli, no, non le guagli nessuno, questa cosa che è possibile. Zero, 1172, l'ho inaugurata da... Mera non la conosco, non lo so, Casella non la conosco. Ma Casella non... Ma Saccarli, chi andrà a partire con Casella? Allora, qua... Soli... Noi la C3 e la C4. Soli 0217-4, dai, questo... Presi dalla disperazione, ci fanno le cose. Vabbè, per Rinaldo è completamente... Poi sono cose poi Bolano anche, questo qui si... Ah, vedi che Bolano, quello di prima, era quello già... Era quello vecchio. Aggiungilo un po' a Bolano, 06. Devono fare entro settembre, quindi 18. Bene, bene. Vabbè, magari la va piccola, Gobbia, la va piccola, via Napoli. Fanno 26 se vogliamo. Possono fare, sì. Bolzo Nasca, la va piccola. Civezza com'è, Ivan? Parte. Stefano D'Aveto, la va piccola. Questo qui è... Vabbè, questa qui è la roba recente, giusto? Quella appena segnata. Sanità, dai, sanità. Sanità. C'è una nota a parte, dunque, sanità. Una nota. Sanità. Il quadro è 12. Un quadro del no, che risulta di forme da quello del dottore Saccanera per circa 100.000 euro. Cioè, però, è il discorso della differenza tra quello che c'è e quello validato. Sì. Vabbè, però ovviamente sono. Come ho scritto nella risposta. Sì, sì. Allora, Gallino. Ma queste qui sono tutte opere finite, Claudio, no? Gallino è finito, non so perché, ma mi dicono che entro il 30 aprile certificato che lo chiudono ad aprile. Quindi con questi 18 e 3. La differenza che 18 e 3. Dovrebbe... 18 e 3. Sono economie? No, no, il ciclo certifica. Villa Scarsi. Collaudato in esercizio. Certificano la spesa dell'intervento per 317. C'è quello che manca. Quello che manca. Esattamente quello che manca. Che arriva. Poi mancano 600.000 euro del Felettino. Del, scusate, del Villa Scarsi. Come? Certificano 4,71 che è la spesa ne avanza 100.000? Molto potrebbero avanzare 100.000, però c'è ancora il 9. 0,5. C'è ancora il completamento dell'intervento. 0,5, 18 e 8. Del vecchio. Quindi non è detto che ne avanzi. Vabbè, la terapia è appena cominciata e ci sta. Radioterapia, queste sono le prime cose. Quel 100.000 euro del padiglione Paita avanzano, sono da certificare. Credo adesso non matura alcuna spesa entro non prima. Matura alcuna spesa poi c'è solo verificare e poi c'è il 5 e 6 del Paita che è concluso no beh, Paita manca il 100 allora, quello di sopra si è concluso uno scorso non sono due Paita. Il Paita ma si è concluso con un'economia di 121. Quindi avanza. A posto questo. Quindi avanza. L'ho detto? Sì. Vabbè, c'era nella nota. Sì, 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 dico, avanza. Avanza, quindi questo è chiuso. Mentre invece... Sant'Andrea parte ora. 5, 6 parte ora. Allora bisogna ridurre l'impegno in modo che si chiuda definitivamente. Perfetto. Vabbè, San Martino parte adesso. È buffo quello 01, ma sarà un errore di battitura. Sì. Ecco, Cairo abbiamo inaugurato da mo'. È quello? Questa è la parte. No, secondo me questa è la parte. Ah, no, no, è nuovo. Quello che abbiamo visto al Grezzo. Ma quanto da io dov'è? Non c'è qua. È dopo. Prima c'è. La sanità, questo primo elenco, non è che deve dare tanto. 08. 08 che sono però sì, prossimi giorni poi Pietraligure è quello che manca non viene tutto no
Ma c'è la possibilità che arrivi entro fino ad agosto oppure è fermato anche? Questo lo verifico, no, il 29 poi ognuno viene qui e ci dice, adesso facciamo una prima idea, il Martino si è apparito, va bene, ci sta. E beh, questo però è quasi tutto in contatto, cosa manca? Mancano 300.000 euro. E c'è una mancanza per il regolamento che dovesse decidere adesso su l'ospedale psichiatrico. Andiamo a verificare perché dovrebbero essere già tutto concluso. Te l'ho fatto sapere. Io ho ricevuto una mail che per l'impianto di condizionamento non può essere in contatto prima della fine della stagione estiva, per quale motivo non lo so. SPDC. Aspettano il freddo. SPDC. Di Lavagna. I lavori sono in corso, quindi siamo quasi. Siamo quasi. Spezia Maggio è posto. Aumentano, mi dicono 65.000 euro. No, è quasi a posto. Poi, vabbè, Spezia Maggio è a posto. Chiuso, collaudato, completamente rendicontato. Quindi eventualmente c'è un piccolo. Sì, c'è un risparmio. Area psichiatrica. Sarzana lo stesso. A posto e volte ecco però ma va bene. Quello bisogna che chiudiamo noi nel senso di ridurre l'impegno perfetto tutti quelli chiusi sì ecco qui c'è tutta la polemica sugli acceleratori che c'è quello qua ci siamo fermi in attesa del TAR che si pronuncia prossimo nel mese di maggio manca solo la salute sì. E qui c'è stato il ricorso vediamo. Va bene. Questo è dato, al momento in cui TAR respingesse il ricorso si assegna, quindi sono buona con di Stato. Appunto, quello che sono più bene. Vanno al Consiglio di Stato. Beh, se non dà sospensiva, però. Vabbè, rafforzamento API è sostanzialmente a posto. E quindi. Un step lo facciamo, due se si possono fare, sì, a ottobre ha contato lui per la sintesi 18 mi pare 18 e 8 18 e 8, 19 vabbè, però ognuno ci mette un po' i suoi uffici a lavorare ognuno mette un po' i suoi uffici a lavorare perché io l'altro giorno c'era anche la sono partite complesse non so come andato c'era anche la Lorena sul nuovo mi pare che verrà in conferenza dei presidenti a livello politico perché a livello tecnico c'è diversità di opinione sui criteri di riparto quello che potrebbe alla fine prevalere come si è fatto per il FESR una quota sui nuovi criteri IPS e una quota sullo storico. Questo ci aiuterebbe a aumentare qualche cosa rispetto alla partita della proposta iniziale del DPS. Io credo che noi a metà maggio, quando abbiamo certezze di queste risorse e certezze delle risorse FESR e FSE, occorre davvero che facciamo una valutazione di cosa mettiamo da una parte e cosa mettiamo dall'altra. Perché abbiamo anche novità sensibili. Il prossimo FSC non ci potranno essere risorse che vanno alle imprese. Qua questa volta avevamo distretto poli di innovazione, queste cose qua è fatta di vieto preciso di finanziare le imprese. E quindi conseguentemente dovremo pensare che dall'altra parte la priorità va data alle imprese perché non prendono più soldi qua. Arriva una fase in cui dobbiamo dire le macro voci come cerchiamo di organizzarle tra i diversi. Ma noi abbiamo chiuso qualcosa con il governo, poi si è messo sui fondi europei? No, non c'è ancora il riparto, c'era la proposta dei presidenti ma non c'è ancora un atto, il 22 dovrebbero rispondere formalmente all'accordo di partenariato, mi pare che è venuto un'altra mattina in conferenza. Non sembrava messa benissimo la situazione. Se ce la fate per... D'accordo su, che non sono d'accordo sì? Per lì, in conferenza unificata ha detto che non c'è... Cioè sulla questione delle percentuali, la proposta delle regioni e l'idea del governo, c'è cioè comunque una discussione. Ci sarà da discutere, perché abbiamo fatto una proposta di riparto ai presidenti, sulla quale poi noi perdevamo qualche cosa, ma rispetto alla proposta iniziale andava bene. Adesso pare che su quelle quote lì,
fondi europei per FESR e FSE, loro vogliono sottrarre una parte per i fondi. Le regioni hanno sempre pensato che quella è la risorsa delle regioni. Poi c'è la parte aggiuntiva che sono i fondi. Qui ci sarà discussione con il governo. La percentuale. D'altronde, più noi siamo lenti a far spesa, più diamo argomenti a loro. Per quel che riguarda però, su FESR e FSE siamo perfettamente allineati. Sì, no, ma dicevo noi sistema regionale, noi a Liguria, basta. Sui fondi 7-13 le regioni c'hanno qualche miliardo di soldi, non so. Sul fondo sviluppo e coesione, che sarà un'altra riunione 23 a Roma. Ci siamo visti a Firenze, l'integrazione di Fabrizio Martinelli. Si chiederà il più possibile, si cercherà di allargare il più possibile la fetta della torta per le regioni, visto che non c'è accordo sulle quote di Stato, cioè di invertire il rapporto, 60 alle regioni, 40 allo Stato. Adesso la proposta governativa è 70% delle risorse ne prendo io e 40 te le lascio a te. Comunque, se il 29 gli uffici vengono con ciò che è finito, molto avanti eccetera, potremmo davvero dire ai comuni che finché non ci rendi conto di questo i soldi non li diamo, mi sembra una cosa giusta, no? E assumerci tutto in pieno di ognuno di noi che riceve una telefonata e dice: caro amico, amico caro, come direbbe Rai. Per mai sana che non ci sono dei progetti del 2005, cosa facciamo? Qui sono solo due, noi siamo i primi d'Italia in quello lì, però. Come? In quelli siamo i primi d'Italia, no? Ma quelli lì hai visto, 93,80, poi siamo bravissimi sul 2009. Siamo decimali nel 2013, siamo complessivamente bassi sul tema della regione. Sentite, ci siamo messi male perché ci sono tante cose che sono molto incerte. Non ci avessero quei condizionamenti lì, sai? Vabbè, dai, ognuno fa una sua, magari fate una piccola scheda, un assessorato, non so che poi quanti assessorati sono, uno, lei no, due, tu no, io sì, tre, lui no, quattro, cinque, sei, magari non sono sei, sono sei assessorati. Tu devi fare un'ipotesi, ho visto una scheda tua, la spesa ad aprile, fai fare anche un'ipotesi di spesa a ottobre. Esatto. Sì, è quella che ti interessa per gli 82 milioni di euro. Bravo, parti. Allora. Vieni con le ganci. Grazie. Grazie, grazie. Allora, numero 7 è l'assessore Barbagalli, quindi la sfido per relatore. Non è ricreazione. Relatore l'assessore Berlangeli. Progetto di massima potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi regolamentati e dei relativi accertamenti diagnostici. Terza annualità 2014. Impegno euro 100.000. Numero 8, assessore Barbagallo. Progetto osservatorio economico dei prodotti floricoli strategici nel distretto agricolo florivivaistico del Comente, Ligure, seconda annualità, impegno di Istituto Regionale per la Produzione di Sanremo, euro 34.000. Numero 9, assessore Berlangeri. Approvazione del programma annuale 2014, degli obiettivi delle scelte contenute nel piano triennale di valorizzazione culturale, impegno 400.000 sul capitolo 8.4 e 150.000 sul capitolo 3.5.0, bilancio 2014. 150.000 solo uno, l'Accademia Linguistica di Benevento, in quota annuale, e le mancano soltanto. E l'altro è l'impegno annuale sulla Fondazione per la Cultura che passa da 600 a 400. Riduciamo. Volevo dire dopo. Andiamo avanti. Il numero 10, assessore Berlangeri, legge regionale 33 del 2006, approvazione nuova convenzione triennale tra la Regione Liguria e l'Istituto Liguria per attuare la giustizia dell'età contemporanea di Genova. Conto 0. Numero 11, assessore Briana, articolo 43, legge regionale 20 del 2006, integrazione del programma annuale degli interventi
inerenti alla difesa del suolo, approvato con l'IGR 1647-2013, impegno di 150.000 euro a favore del comune di Framora Spezia. Il monitoraggio di questa frana che farà il comune. Numero 12, assessore Briano, legge regionale 1899, articolo 12, adozione del piano di tutela dell'ambiente marino e costiero, ex articolo 41, legge regionale 20, ai fini della biostale consultazione pubblica per la VAS. Sono perso, cos'è questo? Noi facciamo, dobbiamo fare un piano di tutela dell'ambiente marino e costiero complessivo, lo facciamo per pezzi, questa è la parte del finalese, e va in VAS e poi va in consiglio. Numero 13, assessore Buccinelli, approvazione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica degli edifici, dei requisiti degli organismi informativi erogatori dei corsi e dei corsi di formazione per certificatore energetico. Molto bene. Numero 14, assessore Rossetti, corrispettivo differito, conseguente all'operazione di cartolarizzazione, di contrazione, tecnico. Numero 15, assessore Rossetti, approvazione degli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti e fini dell'accreditamento degli organismi informativi, associazioni e centri. Qualche sono Azione viene e costa? È stato detto le 12.30. Un sacco di tempo. Allora, dell'assessore Rossetti, adempimenti connessi all'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi ai sensi del decreto interministeriale 21 febbraio 2014, numero 184. Era scritta così perché non si capisce. Realizzazione dei soggetti beneficiari del contributo. Un attimo, che non ricordo questo libro. Noi abbiamo una importante somma per tutta Italia di 15 milioni di euro. Il decreto scuola. E quindi attribuiamo ai comuni la somma assegnata dallo Stato in relazione al numero degli studenti delle scuole prima secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 13-14. Non possiamo fare altro. Ma no, giusto sapere, è riduzione ovviamente. Noi non abbiamo più borse di studio. E quindi abbiamo detto ai comuni che mettono risorse proprie di fare loro domanda. Noi non facciamo più partire domande se non c'è un finanziamento, anche questo è subordinato al fatto che arrivi la posta, e non abbiamo più 2 milioni di euro che venivano distribuiti sul diritto. No, abbiamo solo la copertura del diritto allo studio dei libri. E questo da 2 anni. Nei 3 anni scolastici fa abbiamo usato i contributi dell'anno precedente perché vengono dati sull'anno che poi viene, c'è una coda particolare, poi non abbiamo potuto fare altro. Abbiamo, grazie al patto regionale di stabilità, consentito ai comuni di convertire il diritto allo studio dei libri che erano in eccedenza dal 2004 per il diritto allo studio che poi riguarda trasporti e quant'altro. Ma questa misura, secondo il governo, non è ancora una misura prioritaria e urgente, quindi non abbiamo bisogno. Assessore Rossetti, approvazione, prosecuzione, progetto finalizzato alla definizione degli strumenti di comunicazione rivolti ai giovani a supporto del sistema regionale di orientamento, impegno di euro 158.651,69, valere sul POV, obiettivo Cronaca CSAS 4. Positivo. Comunque queste sono l'utilizzo di tutta l'infrastruttura hardware che era stata costruita
per Radio Jeans e quindi tutte le bussole, Zainet, le stazioni radiofoniche, i corsi di aggiornamento per la costituzione dei gruppi editoriali nelle scuole, nei gruppi giovanili. Tempo fa era mezzo milione, ora mettiamo 250 di FSE e coinvolgiamo sui 90 centri giovanili centinaia di ragazzi. Il design è scritto sostanzialmente dai ragazzi, le bussole sono sostanzialmente degli strumenti presenti nelle scuole dove vengono proiettate le notizie, gli insegnanti di storia, di lettere, di filosofia utilizzano le notizie che sono sulla scuola anche nel momento della didattica. Quindi è un sistema sempre più orientato, perché il Fondo Sociale Europeo chiede sui temi dell'orientamento, quali scelte fare, il proseguo degli studi, manteniamo finanziamento di un sistema. Bene, andiamo avanti. Allora, assessore Rossetti, convenzione tra Regione Liguria, quale sua, e aeroporto di Genova, SPA per lo svolgimento della loro stazione appaltante. Questo è un'altra cosa importante. Abbiamo fatto anche un comunicato stampa perché facciamo noi. Scusa, ma noi paghiamo tutto noi. Noi sottoscriviamo delle convenzioni. I comuni sì, però con i comuni abbiamo opere oltre una certa l'aeroporto con SPA chi paga? C'è la convenzione e paghiamo noi. Comunque il coordinamento regionale dei fondi. Siamo sicuri che noi possiamo pagare per una spada, un conto che gli facciamo la gara, un conto che paghiamo i costi del personale. Finché sono enti pubblici, ma c'è una spada, un po' diventa privata. Gabi? No, dicevo, vabbè. Quando noi facciamo una gara per un ente pubblico, va bene, insomma, se noi facciamo una gara per un SPA, che magari tra un po' diventa privata, è giusto che ci sia la trasparenza, la centrale unica è un conto, perché sopportiamo anche i costi, diciamo, che costerà fare una gara, cioè costi sul personale. No, ma le risorse finanziarie, articolo 6, mi ricordavo. Le risorse finanziarie per la gestione della procedura di gara oggetto dalla presente sono a carico della società delegata. Noi facciamo una trasmissione di rendiconto dell'attività esterna, questa è la convenzione. Ma il personale non è nostro. Cosa vuol dire? Le spese. Non di personale. È una questione giuridica da vedere un po' bene anche da questo. E nel caso dei comuni? No, il comma 3 dice che il costo del personale è carico nostro. Arriviamo. Non è tanto il valore in sé, quanto che possono dire. Ma il valore in sé è sempre legato al fatto di avere la stazione. Sì, no, ma no, dice il valore economico in sé, che non ci sia però una conto, magari si dite un po' la conto dei conti. Ma solo che ci ha chiesto la prefettura con motivazioni nobilissime, no? Cioè, ma chi entra questo nella convenzione quadro con la prefettura? È una convenzione che abbiamo dovuto fare ad hoc perché non rientra tra le società. Sentiamo un po' la prefettura per sapere cosa ne pensa. La corte dei conti per capire che non ci eccepisca che noi facciamo lavorare della gente pagata con soldi pubblici che sono a gara per una realtà privata, insomma, SPA. Mentre per i comuni il fatto che paghiamo tutte le spese di personale non è un problema. All'interno del perimetro della
limitato. L'aiuto che diamo ai comuni, ma non è un problema. Va bene, ok. Beh, sì, facciamo la settimana prossima. Uno scoop. Allora, mi sacco la prossima. No, ce la vogliono presentare, però presento. Capito lo scopo, no? È abbastanza bene. No, perché poi adesso la maggioranza dell'azionariato è in mano, pubblica, ma è un po' poi pubblica, che poi c'è il Porto di Roma, c'è una piccola quota, ma un po' si diventa tutta privata. Sì, fa già una verifica formale con la cosa dei conti. Chissà se i nuovi azionisti poi saranno contenti di questa cosa. Il presidente concessione del patrocinio e l'uso del logo della regione Liguria per l'iniziativa. Dell'assessore Adriano. Legge regionale 50 del 2012, articolo 18, piano annuale dell'attività di ARPAL, sottotenente programma annuale dei controlli ambientali per l'anno 2014, nulla osta all'ulteriore corso con prescrizioni. Bene. Del presidente, progetto di bilancio dell'esercizio 2013 della società regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese, Liguria International. Poi del vicepresidente, individuazione centri prescrittori medicinali e LEA, integrazione elenco centri prescrittori farmaci soggetti a monitoraggio AIFA. Individuiamo le modalità con cui si scelgono i centri riferiti. Già è un'unione importante dopo il suo decreto per capire di cui andiamo a parlare. C'era l'ipotesi del 24. Circa sono messaggi diversi. Del assessore Rossi e assessore Buccinelli, riprogrammazione PARFAS 2007-2013, progetto 4, realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma di impianti sportivi scolastici. Impegno di spesa di €1.074.962,20, liquidazione speso €579.500. Questo qui l'elenco delle cose, lo faccio un po' per tutti, va? Solo le... Sì, la coppa però, l'elenco... Sono 26 palestre, mi sembra. 26 palestre... scolastiche e annessi impianti sportivi. Noi paghiamo per metà? Noi paghiamo al 50%, abbiamo traslato dalla legge 40 tutti i progetti arrivati sulla palestra scolastica perché avevamo dato priorità agli interventi sugli edifici scolastici per raggiungere l'obiettivo di facilitare l'accessibilità a tutti, visto che in tante palestre scolastiche ci sono ancora un sacco di barriere architettoniche da abbattere e in più per rendere fruibile determinati impianti in orario extrascolastico, quindi siamo riusciamo a raggiungere un duplice obiettivo. 24 scuole tra virgolette, poi c'è la palestra del CUS che sarà quella di Galbano. Sì, e poi c'è il Convitto Colombo. C'è il Convitto Colombo. Vabbè, insomma, ci presentiamo oggi come schiena di là, no? Esatto, presentiamoci. Perfetto, cosa avete fatto? Un elenco? Faccio fotocopiare l'elenco. Poi, del vicepresidente, recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2012 sul documento recante piano per la malattia diabetica.
Vicepresidente, criteri per l'individuazione dei centri di riferimento di cui all'articolo 2,1 lettera S bis della legge regionale 41 del 2006, riordino del servizio sanitario regionale. Centri di riferimento clinici, quindi la descrizione dei farmaci. Ci spara con l'uccellino di adesso, continua a cinguettare. Del vicepresidente, approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di laurea in servizio sociale. Poi, del vicepresidente, risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale, articolo 1,39, 35, 34 bis della legge 660 del 96, finanziamento anno 2013. Poi ancora. Ma non c'è Scarpino oggi? No, perché dobbiamo ancora, perché ce n'erano due cose. Come vede, il 30, 29? 29. Come? 10 di maggio? Ho capito bene. Sì, ho avanti un viaggio di fare prima che mi ne guide per tutta la regione e poi facciamo una riunione, diciamo, di prefatti iniziali alle due portate per i servizi in comune. E poi l'accordo. Però la prefattività sono qui in regione e poi portiamo l'accordo. Quindi 10 maggio viene? Sì, e invece le linee guida riesco a portare il 29, quella prima. Le portiamo la prima settimana di maggio. Poi un argomento, il sacco dell'assessore Briano, numero 1, disciplina in materia di consorzi di bonifica. Allora, questo è una... diciamo, è una decisione di cui poi dovremo discutere con calma, che io vi propongo e ve la do, così ci riflettete. È un po' il discorso sulla manutenzione generale del nostro territorio, che in Regione Liguria è come competenza molto variegata e che in altre regioni è affidata ai consorzi. Nel frattempo noi, come sapete, abbiamo un consorzio del Canale Lunense che è particolarmente attivo e che vorrebbe avere un ruolo importante, anche esteso a un territorio più ampio. Abbiamo quello del Centa, che potremmo anche estendere, e magari individuarne altri, uno per provincia. Però questo andrebbe poi sotto forma di legge, a una discussione che riguarda anche il Consiglio, eccetera. Io vi lascerei la proposta di l'argomento che ho portato. Se ve lo guardate, poi ne discutiamo in una prossima giunta per scegliere che cosa fare, perché l'opzione, questa qui sarebbe una delibera che mette poi davvero a posto questa materia, che è davvero complessa, perché ha competenze variegate, poi con adesso prima delle province. Il Canale Lunense proponeva una situazione invece più sperimentale da partire, però gli uffici avevano qualche perplessità, si tratta un attimo di parlarne, e vi lascerei far passare le fotocopie e la mano. Okay, grazie. Bene. Spero di sì. Era solo per aggiungere che rispetto alle altre regioni, non abbiamo né genitivi sul territorio né non abbiamo proprio nessun braccio operativo per quanto riguarda la manutenzione del territorio. E quindi, avendo sentito anche le altre regioni, avendo sentito anche le altre esperienze, diciamo che il consorzio di bonifica rappresentano un branco che era un po' più benedica e più stabile. Non era per mangiare il tempo? Sì, no, ma era perché... No, però è già scritto all'ODG, quindi in rete lo può scaricare tranquillamente. Allora, poi alcune comunicazioni. Allora, del Presidente, la richiesta del Gonfalone per la commemorazione solenne del Consiglio di mercoledì 23 aprile. Ecco, questa qui del 23 aprile
mancherà, siamo tutti. Non serve neanche dire. 23 aprile qualcuno un po'. E cerchiamo di esserci anche giusti, insomma, è 11, quindi un orario. No, 11. C'è scritto così. Sarà una cosa anche breve, insomma. C'è una comunicazione per la richiesta del Gonfalone per la manifestazione commemorazione 69esimo anniversario della liberazione. La cerimonia è giovedì 24 aprile 2014 alle ore 9 presso lo stabilimento di Ansaldo Energia di Via Campi. Ci penserà 4 aprile. Ore 9. Vabbè, poi gli uffici faranno. Perché uno ci vada. Perché forse per un individuo che non tiene nessuna responsabilità, avevano chiesto anche il Gonfalone, sempre il 24, arriva a Trigone. Non so cosa che è. Se eventualmente arriva possiamo darlo per condiviso. Sì, va bene. Gonfalone arriva prima Trigoso, vabbè dai, aggiungete, dai. Aggiungete, dai. Arriva Trigoso, non si nega mai. Poi, invece sempre la richiesta di Gonfalone, però già partecipano i due consiglieri, quindi niente. Onoranze sacrali di Re di Puglia, Oslavia, San Saba, Vasovizza, Morupino e Cosala. Come ci sono due consiglieri già disponibili qui questa manifestazione domenica 4 sì. E invece un'altra richiesta di Gonfalone qua partecipa l'assessore Vesco, quindi domenica 80esimo anniversario di fondazione Avis La Spezia, domenico 15 giugno 2014 a Spezia. Spezia, qua c'è scritto, si segnala la partecipazione. Ecco, se devo andare uno solo. Va bene, qua. Se noi veniamo. E poi una comunicazione dell'assessore Rossetti, sempre di adesione da parte del comune di Zignago Spezia alla stazione unica appaltante regionale. Va bene. È finito? Allora, leggi uno, io non mi ricordo più, il 2 ha detto che si fa o no? No, non mi ricordo più. 829. Sì, non mi ricordo più. No, non sarà guardato. No, mi pare di no. Detto di no. Abbiamo detto di no. Quindi si fa adesso. Si fa il 29 alle 13. Alle 15. Si fa la, conferenza stampa alle 13. Chi è che voleva dire qualcosa? Non mi ricordo più. Qualcuno tocca la mano, no? Perché dobbiamo cercare una cosa sulla PIP, sulla nostra giovane che l'ha firmata assolutamente il 30 Roma. Bene, adesso guardiamo la cartellina. Poi vi dico un po' di cose. Allora, oggi viene questa azienda che non ha tanti dipendenti, ma che è insomma molto attiva all'estero. È un'azienda di Rico del Golfo che si chiama Costa Group. Poi presentiamo appunto le 26 palestre, diciamo, scolastiche. Poi presentiamo due schede, una al ponte di Manessino con un'opera da 3 milioni che praticamente sta finendo, credo che si inauguri ad agosto, insomma, agosto. Questo è molto importante per chi conosce il territorio, perché quel polo industriale ha gravemente compromesso la viabilità di quella di Sant'Orcese, di Manessino, e da agosto praticamente userà una viabilità dedicata. In realtà è stato un po' complicato per fare la viabilità tangenziale. Sì, dico. Se non il polo gli ha dato la colpa. Sì, però voglio dire, il polo senza questa viabilità ha un po' creato un po' di problemi, quindi eccetera, eccetera. Vabbè, poi presentiamo la scheda di un'opera già inaugurata, ma non ci eravamo resi conto che superava 1 milione, quindi l'abbiamo messa secondo il principio che abbiamo, insomma,
Sesta Godana inaugurata in settimana. Poi l'elenco di maggio è particolarmente lungo e poi basta, però seguitelo un momento perché ho dovuto cambiare cose in funzione del fatto che il 12 Lorenzo e forse anche Enrico siamo a Roma per questioni diciamo industriali, no? Cioè Tirreno Power, Piaggio Ilfo. Piaggio Ilfo. 12 di lunedì 12 maggio alle 11. Allora, il 3, ecco, poi abbiamo messo Villa Iorna. Ah, ho capito tutto, sì. Ho seguito un momento così che è interessato, poi si organizza per venire. Ce l'avete, sì. Ok, allora il 3 c'è Pietra Ligure al mattino, poi quando noi siamo a Pietra, o meno alcuni non sono a Pietra, inaugurano al Bissola, dove magari vai tu. Perfetto. Io poi ci passo dopo Noli, perché... Tra l'altro, l'appuntamento è già Reggiana. Va bene. Sì, diciamo che non erano, diciamo, erano sovrapposte, insomma. E poi c'è Montorsino, quindi Pietra Ligure, infrastrutture, Villa Iorna, cultura e Montorsino. Poi tu vieni anche Pietra... Di vabbè, poi c'è una lunga giornata tra Camporosso, anche tu, bene. Non posso rispondere. C'è una lunga giornata tra Camporosso e Dolceacqua il 5. Dunque, Camporosso fa tre cose abbastanza piccole, credo, no? Parco urbano, parcheggio, palazzo comunale. Dolceacqua invece presenta alcune cose molto grosse, insomma. Due cose molto grosse, le case arte e il castello. Cioè, poi sono due cose più piccole, l'enoteca. Poi il 9, Pieve fa il centro giovanile, il 10, Monte Marcello, quindi usa la meglia, no? Sì. 14 facciamo Traneo a scuola, Onzo palazzo comunale, Vendone l'ambulatorio, il 16 un'altra cosa molto grossa, Varese inaugura la sua scuola, sempre il 16 immagino per motivi di continuità, Rocchetta fa due cosette, fotovoltaico, io ci sono due o tre cosette, un centro sociale c'è scritto. Poi 19 strada Civezza, più agriturismo, 20, 19 parco di Ceriana, in attesa di conferma Bastione di Cervo, vabbè, il 30 poi una residenza per anziani che ci invitano a inaugurare anche se l'intervento è di carattere privato. È residenza? Se stiamo ponendo. Ci invitano a... non lo so, è... non lo conosco, diciamo. Ah sì, è quello che avevo tu questi giorni, ah, ho capito, sì, sì. Non so, è un gruppo del nord, non so. Ci tengono, ci terrebbero se andiamo a, a essere presenti. Sì, sì, ce l'ho appoggiato Donzella, sì. Va bene, poi cose varie. Dunque, oggi, come dicevo, presentiamo Manesseno e Sesta Godana. L'idea è che il 29 si, 29 si presentassimo Mezzanego a scuola che finisce anche l'ultimo pezzo, da fare anche il giardino, credo dentro l'anno, non dentro l'anno scolastico. E poi Calice Ligure perché l'avremmo schiodata, giusto? Ho ripreso i lavori. Quindi Boitano. Facendo il pomeriggio saltiamo l'azienda per... No, facciamo una e mezza. Sì, sì. Poi il 9 faremo Ceriana, parcheggio strada, giusto? Va bene. E poi invece Teiora la... Mentre il 16 faremo un blocchetto di cose che sono ormai avanti di Spezia, che sono la biblioteca di Canaletto, la messa in ordine di Fossa Masta e forse anche la mediateca, no? Abbiamo un po' di lavoro programmato.
qui mi cercano? Mi cercano, diciamo. Sì, è una cosa vecchia, ma finalmente è andata. Invece ti volevo chiedere una cosa, Claudio, per vedere un po' di cose grosse. Ma là ho visto che c'è questa cosa, il fascicolo sanitario, diciamo, come si chiama? Come siamo? Bene, male? Siamo in una situazione un po' complicata. Ancora io raccolgo ansie un po' dagli operatori alle ansie. Ci dobbiamo lavorare. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che c'è da fare un lavoro su cui la passiera sta lavorando, perché abbastanza bene. Dobbiamo portare a sintesi dei nostri sistemi, e continuiamo ad avere quattro con un metodo, le altre con altri, altro, e poi soprattutto dobbiamo andare con i problemi di guida regionale. E invece la ricetta elettronica? Ricetta elettronica è ormai abbastanza avanti e adesso stiamo vedendo se riusciamo a passare agli adempimenti della dematerializzata, che è il passaggio decisivo, e la prossima settimana, se sono disponibili, se no l'altra, faremo un incontro con le farmacie. Le farmacie sono fondamentali perché sono quelle che devono mandare. E ci chiedono naturalmente soldi, cioè, però abbiamo un'ipotesi su cui lavorare. E infine la questione dei referendum. 30 giugno la scadenza di questa cosa. 30 giugno. Verifichiamo tutto pronto. Cioè, tre, fascicolo, ricetta. Ricetta è una sanzionabile. Vabbè, facci sapere se dobbiamo fare qualcosa. E poi c'è quella cosa dei referti, diciamo, online, diciamo così. Quella sta andando bene, no? Sì, ho sperimentato anche personalmente. Funziona. Adesso chi è che lo fa? Galliera? Tre è partita da gennaio, e la 5 credo sia, se è partita, comunque se devono farlo. C'era una modalità diversa della 4, però si stiano finalmente adeguando anche loro. Loro mandavano la risposta via mail, che è una modalità un po' più rigida, era partito prima. Pacchetto dell'informatizzazione, no? Bisognerà... Queste tre cose sarebbero un po' il pacchetto. Sì, bisogna lavorare e metterci parecchi soldi nel prossimo sistema. Va bene. E poi ci sono due cose che riguardano il comune di Genova, che ho visto che su cui siamo un po' lì che consiglio. Beh, una è questa cosa del TPL, che io non so più cosa dire, ma sarei anche un po' secco, nel senso che decidono il vieto integrato. Dico, se voglio lo tengo. Adesso qui, cioè, non so cos'altro possiamo dire noi, oltre che mettere un milione. La polemica è veramente stupida. Invece hanno fatto un consiglio sulla casa della salute della Valpolcevera. Sì, ho visto. Per la quale mi renderei disponibile individuare con loro la localizzazione, poi demandando un finanziamento al momento in cui faremo la formazione dei fondi. Esattamente quello che vi ho detto, mi pare che è stata costruita così. Sarebbe anche l'ultima, no? Diciamo. Sì, è qua. Sì, sì, ma che per senso da collocare. Diciamo. Questa è l'ultima da collocare. È quello che io vi ho detto in tutti gli incontri che abbiamo fatto. Ma la localizzazione sarebbe vicina, dove la vogliono mettere, ragioneremo su quanto costa. Perché è partita Pegli. Abbiamo appena finanziato Coproma, che mi dicono che stiamo lavorando per sondaggi. Facendo i buchi. Poi diciamo nell'operazione quarto c'è l'operazione anche, diciamo, via Barisizza, no? Quindi. Il quadro storico mancherebbe con la Valpolcevera, che intanto potremmo allocare, perché collocare da qualche parte, poi va bene, via. Poi volevo dirvi un po' di cose urgenti, quanto abbiamo? 20 minuti, sì. Direi che una cosa veloce, certo che sì. Il 6 giugno, va bene. Questa cosa dell'integrato, sì. Ah, quindi, dite voi.
tutto quello che dovevamo dire sull'integrato l'abbiamo detto, nel senso che abbiamo fatto 6-7 riunioni col comune, le due aziende, manifestando sempre la disponibilità, anche a seguito dello studio che è stato prodotto, che di fatto una sposta molto gli equilibri, a consentire la costruzione di quello strumento alle stesse condizioni degli anni passati. Cioè, mi pare che le difficoltà sorgano all'interno del comune, che non ha un pronunciamento chiaro. La proroga che abbiamo dato scade il 30 di questo mese, quindi da pochi giorni. Non mi pare ci siano le condizioni per continuare a dare una proroga, sono in silenzio del comune. Ma non dobbiamo essere noi a spegnere il cerino. No, ma infatti. Cioè, noi ci mettiamo milioni. Poi, se vogliono andare avanti di mese in mese, se vogliono piantare lì, se vogliono fare otto l'anno. No, beh, quello che è inaccettabile è che rompa la scatola a noi. Insomma, è questo dicevo che l'altro giorno, imbarazzante, perché io ho ricevuto una convocazione, alcuni, pochi giorni prima, e quindi anche concertata. Ma comunque un assessore va in un comune se il comune concorda la data di questi incontri. Il comune convoca un assessore, insomma, poco educato, insomma, come stasera a ma cioè, un conto se è un invito, dice se vieni vieni, se non vieni uguale, se è un invito, un conto è se poi ti fa una fiera, va bene, ma ci siamo capiti. Adesso io mi sono segnato, come dire, un cose principali di questi ultimi, tanto per tenere filo tutti insieme. Scusa, sì. Sulla casa della salute, la localizzazione la scelga al comune, però che poi si ritrovino con la ASL nel momento in cui bisogna fare gli acquisti, le gare, perché poi il comune è partito con la tangente su più cose. No, no, siamo messi insieme ed è chiaro che deve essere possibilmente un'area pubblica o un'area di cui il comune entra in possesso per onere di urbanizzazione, quindi noi lavoriamo su un'area pubblica. Se invece bisogna comprarla, si discute. Però comunque è chiaro che i costi aumentano. Va bene, invece volevo dire un po' di cose per cercare di tenere la seconda piacere che ci fosse, ma chi? Ci fossimo tutti, diciamo. Un conferenza stampa a luna, giusto? Dopodiché è meglio andare su un po' prima, insomma. L'assessore rientra, sì. Sì, ho le libere da fare. Allora, dell'assessore Rossetti. Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali previste dalla legge regionale 2 del 2014, razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo. Cos'è questo? È un capitolo entrata e uscita, poi arriva il bando per l'internazionalizzazione della FOS. Sì, comincio da altre cose, dai. Poi quando ci sono le cose. Ecco. Allora, volevo informarvi su un po' di cose significative, diciamo, riguardo l'attività giunta nel senso stretto, infatti ci siamo tutti. Allora, volevo fare il punto su un po' di cose importanti. Dunque, i giornali di oggi sostengono che un avvocato difensore, diciamo, della vicenda Ferreggiano, dalle colpe, tra virgolette, interventa a monte, insomma, una cosa senza senso. Però bisogna che ci attrezziamo, l'abbiamo gestita come commissario di protezione civile, a paura, a memoria, una... Vabbè, Bonifai, tra l'altro, insomma, sul giornale, quindi non è...
bisogna, diciamo, organizzare il lavoro anche a livello di avvocatura. Dello Stato, insomma, bisogna occuparsi, adesso bisogna che l'impulso venga da voi, insomma, nel senso che l'avete seguito un po' voi. Come... È un'opera che ha dato un significativo contributo a migliorare la situazione, ma comunque è chiaro che lo fanno anche per difendersi, insomma, capisco. Ma... Seconda cosa, sempre di quel gruppo lì, diciamo, io lo Sturla, ma ha una fine la vicenda Sturla o no? Allora, avremo fatto, avremo fatto. Cambia caratteristica, la settimana scorsa, diciamo, ma sì, nel senso che i due progetti mancanti per il ci sono. A questo punto è possibile fare un quarto, diciamo, del suo bene. Diciamo, 900.000 euro andrebbero al comune per la parte bassa integrativa del migliore caso. Una 100-150 euro avevo sulla sola pagella, avanzerebbero, si riuscirebbe a dare i 288.000 euro che servono per le prime, anche perché in quel fondo c'è una... Ah, quindi un po' andrebbe ancora sul disegno. 220 erano imputati esclusivamente a Ferreggiare e spostare, metto un ottimo fissimo col ministero. Quindi 220 più di... mancati 88, diciamo, per chiudere la sanità di Lio, e ne avanzeremo circa 350 per sostituire il ponte di unità, che è il capo più grosso, che è tra l'altro ponte di una caserma. Abbiamo un ponte proprio, il collegamento tra i due sponde, perché da una parte la tagliamo, dall'altra parte l'ufficio. Il ponte di unità è il capo idraulico più grave, il ponte era abusivo. Allora pensavo di prendere contatto, diciamo, con carabinieri, sono utilizzatori, dovrei fare un accordo perché non basterebbero i 400 lotti, se avevano qualcosa di più. Però probabilmente loro, come provvederanno a fare pure, hanno problemi di solidità e si risolverebbe il tappo più grosso. A quel punto gli sarebbe sostanzialmente messo a posto tutta la parte critica. Non verrebbe arginata ancora la zona, non so, una città più grande, diciamo che si proseguirebbe. Ora passerella farebbero. Passerella, diciamo, la fai. Bisogna decidere se la passerella la facciamo direttamente noi con il progetto di Dio. Non ve la farò di non la fare. Lì ci sono molte proteste, perché... No, ma perché? La gente non capisce perché. Ora non la finiamo più. Facciamo noi. Facciamo noi la passerella con il progetto di Dio. Facciamo noi, dai. Diciamo, però prendere lì, diciamo, di programmazione... Cioè, abbiamo demolito una passerella. Abbiamo i soldi per ricostruire, abbiamo un progetto per ricostruire, non la ricostruiamo. Questi mi scrivono e dicono perché. Allora l'hanno demolito dopo il ballottaggio per il comune 2 anni fa. Da 2 anni se ce ne sono del progetto non si fa. Cioè la cattiveria. C'è anche la facoltà di farmacia che non ha demolito mai, nonostante che aveva portato la vita. Ecco, quello che volevo dire. Ma lì chi è che deve fare degli atti ingiuntivi? Dice che adesso, dopo questo progetto, che viene adesso con dobbiamo andare a la polizia ha chiesto due ritocchi del progetto a modo da poter scrivere per fare che è proprio dire che fare l'anno. Facciamo la passerella noi, almeno quella. Non l'avrei proposto. Io non lo sapevo ancora, ma scambiamo per il piede. Non so, c'è uno che continua a scrivere, un certo Alfieri, credo che sia un ex consigliere, non so, è un sì, assessore municipio. Abbiamo già libera, sia la delibera sia fa la passerella. Va bene. Ce l'avrebbe proposto. Va bene. Però poi te la facciamo inaugurare. Ah, non ho capito. Allora, casa della salute di Imperia. Dunque, adesso bisogna che la risolviate quella questione lì. Mi seguite, sì, no? Sì, sì. Bisogna che la risolviate quella cosa di quella lì. Io non so più come dirlo, non posso farlo io. E arriva a tale. Nel senso che...
dovrebbe definirci. Sì, ma scusate, abbiamo appena riprogrammato il FAS, mi dico 30 cose, cioè ditelo che lo mettiamo lì se non c'è altro modo, io cosa vi devo dire? Certo un po', la casa assoluta è finita, non si può usare. Abbiamo messo 30 cose in questo FAS, no? Cioè, è un'opera da 15 milioni condizionata a 300.000 euro. Io non so. Come si deve fare? Sapete che c'è la storia, se può andare, il perimetro, no? Cioè se il perimetro è tale per cui si può mettere dentro la questione. Sì, ma però ve lo chiedo da tanto tempo. Non avrebbe deciso questa cosa qua. Mi sono perso, ma stamattina ho sentito per altri motivi, diciamo. Ma mi dice che è molto preoccupato, insomma. A cosa gira tra sanità, diciamo, FAS, no FAS, FES? Non si può? No, anche il PC era il POM. Non so, allora adesso mi dispiace che abbiamo appena riprogrammato, ma facciamo un'altra presto, mettiamola lì. Non so, non possiamo mica non aprire una struttura da 15 milioni per 300 mila euro. Decidiamo che si fa così. Sì, mettiamolo lì perché non abbiamo altro. Tanto un po' di cose piccole poi le fanno senza tanti giri, no Enzo? Sì. Io pass, sulla difesa sola non ho speso tutto per le strade. Se l'unico modo è il FAS, andiamo al FAS. Andiamo di torno indietro. Eh? Sì, andiamo di torno indietro e poi... Perché se si, non so se si blocca, ma poi non si può usare, no? Non si può usare, rischiamo la sospensione dei lavori perché... Oh, io sarà, noi ci siamo andati lì che sarà, boh, quant'è che siamo andati lì? No, ma nel frattempo abbiamo visto anche come fare il progetto, tutto, il sistema di finanziamento. Non so, decidiamo così? Ma tu sei più che altro una vittima, tra virgolette. No, però... No, l'abbiamo... Cioè, l'unico sogno di costruire... Cioè, abbiamo appurato che il FES non può essere, giusto? E quindi, se non avete finanziamento... Capito, io sono carente, giusto? Allora si può mettere solo, però vabbè, insomma, questa è una cosa molto importante, cerchiamo di farlo. Dunque, immobili, abbiamo fatto la proroga di 3 mesi, bisogna che qualcuno si occupi in consiglio della delibera, chi la della legge, la segui te? La segui tu, o la segui Cascina. Se vuoi, ok. Abbiamo il 30 al caro. Va bene, Concordia, mi pare che la questione ormai è Turchia o Genova, non so molto. Speriamo bene. Tifiamo per Genova. Dunque, l'elenco è così più grosso di questo periodo qui. Ospedale Spezza vuol dire che ci saremmo, dico bene? Sono arrivati i soldi da Roma o no? Sì, i soldi siamo stati. La documentazione alla sovrintendenza dovrebbe essere stata inviata e quindi aspettiamo la risposta. No, sovrintendenza per il sanitario. Dunque, TPL credo che facciano un provvedimento molto stretto oggi, quindi non credo che contenga norme diverse da quelle principali, almeno nel testo base. No. Quello io. Così mi ha detto ieri. Sì. Invece bisogna chiudere o sì o no con le province sul discorso agenzia. Cosa diranno? Ma dunque, l'accordo che avevo raggiunto con le province, che sta dando anche dei buoni frutti nella concertazione di tutti gli atti necessari alla costruzione dell'agenzia, era che qualora la prima ipotesi era quella che fosse contenuta nel decreto di oggi, in alternativa di fare noi una leggina con lo spirito che peraltro abbiamo confrontato anche il tema con cui ci siamo confrontati anche al Ministero. Anche la leggina, così come abbiamo impostato con tutti gli uffici, darebbe la stessa solidità alle province e quindi stiamo lavorando, tanto è vero abbiamo già concordato un testo condiviso che riguarda lo statuto. Dobbiamo ancora fare il regolamento, il 28 è convocata l'ultima riunione con l'impegno di tutti a chiuderlo e noi la giunta successiva dovremmo approvare tutto in maniera tale che con gli atti da noi deliberati loro possono dare l'avvio all'approvazione in singoli consigli. La provincia di Spezia ha portato una copia della delibera. Obiettivo entro l'estate.
settembre. Noi mettiamo nella regina 30 settembre, anche bisogna fare entro luglio per portare un po' di spazio. Cioè, poi se non si fa entro settembre, ognuno la libera. Dobbiamo decidere cosa fare. Va bene, fasse detto, bisogna adesso monitorare il CIP, Renzo, attraverso il dipartimento. Dunque, la strada mai non è ancora formalizzato il subentro. So che i lavori vanno avanti, ma mi diceva Cocchi che non è ancora formalizzato il subentro, diciamo. Vi prego di starci dietro. Dunque, Zelli, aspettiamo il mitico documento della autorità. Le autorità sono come a Pinello. Nel frattempo di parità logistica, ma abbiamo anche dato una risposta importante ieri che adesso vi dico. RSA e Ospis Sarzana, credo che sia Mattia per il subentro dell'azienda. È avvenuto o no? Non lo sai. No. Strade Santuaria, abbiamo assegnato, e dopo, due giorni dopo è arrivata l'antimafia negativa, dopo 10 mesi. Insomma, volete che vi dica, l'estate è perduta. Che ha impugnato l'antimafia negativa. E quindi chi si pronuncia? La Tardi e la Calabria? La Tardi e la Calabria? L'ha fatto contro la nostra revoca o contro il provvedimento della prefettura? No, contro il provvedimento, se no. No, è andata la lettera e allora là? Allora, là. Vabbè. Insomma, io speravo che non accada, insomma. Quindi l'estate lì è andata. Dopo aver fatto salti mortali per fare le cose super rapide. Allora, l'appiaggio... Li vediamo settimana prossima, cioè li vediamo nel senso che vediamo l'RSU di Genova. I passi avanti sono questi, che la cassa a 4 anni è sicura, dico bene? Quando partirebbe? Quando farà fuori, quando presenterà la ricerca all'azienda, ho lo strumento a disposizione. Il service di Sesti rimane Piaggio. Loro hanno detto che disponibilità a rimanere nell'ambito Piaggio, facendo diventare una divisione di Piaggio specializzata. Terzo passo avanti, loro non annunciano più esuberi. Loro accettano la linea secondo la quale eventuali eccedenze di personale che si dovessero verificare nella discussione nel merito del piano industriale, non li affrontano con decisioni unilaterali, quindi con licenziamenti o con mobilità, ma usando eventualmente gli altri strumenti che sono cassa integrazione, incentivi, all'esodo volontario, però non c'è più sul tavolo. Sono tre passi avanti abbastanza significativi, non sufficienti, ma comunque ci hanno chiesto di vederci, che a Genova chiaro fu quello no, del problema. Vediamo con Renzo e Enrico. Noi stiamo lavorando a un ultimo tassello, vediamo se va. Perché effettivamente, se l'outsource ci deve essere, se non deve essere a Villanova, sarebbe sensato che fosse dove c'è il massimo di eccedenza. No? Vabbè, poi lì c'è anche un po' di questione sindacale, eccetera, eccetera, va bene. Poi bisognerà che il 29 Claudio ci dica un po' sulla base del decreto dove andiamo a sbattere con la sanità, mi sembra l'impatto più grosso è lì, no? Sì, sono così le cose. Cioè, tra l'altro è un impatto crescente sul 2015, quindi... Quanto? 868 milioni di quest'anno, 1,5 milioni a decorrere dal 2015, quindi vuol dire dal 2015. Strutturale 868 vuol dire 25. Va bene, Claudio ci ha fatto avere i numeri del personale, li avete avuto tutti? Preso quel respiro lì, eh? Abbiamo preso un po' di respiro sul personale perché c'è stato un po' di sostituzione. Ora c'è nulla da fare, è la cosa, l'unica cosa su cui si può agire,
legale. Legale? Ci metti il tempo di farle. Sì, abbiamo già vista con Bondi questa roba. Ci ha provocato solo cause e costi. Va bene. Il Galileo avrebbe 29, nel senso che si fa la maggioranza prima. Come dire? Una maggioranza allargata anche al segretario di partito. Vabbè, ci danno quello che vogliono. Poi abbiamo visto ieri Trenitalia, no, RFI, allora sul valico non c'è problema di rapporto tra lavoro e siti di abbancamento, diciamo. Mi pare che siamo in una fase in cui sta qua avanzo. Mi hanno chiesto di fare il possibile perché il primo marzo del 15 apre la galleria, al traffico la galleria Casello Bondi, insomma. Pare che sia possibile, insomma, questa è una cosa grossa. Non si è risolto il contenzioso del ponente, perché dicesse il giornale il contrario, quindi al momento ci sono ancora aree non accessibili e questo fa slittare l'apertura del raddoppio da dicembre 15 a giugno 16. Insomma. Ma ancora loro sperano di poter, come dire. Sul nodo ci danno il dicembre 17 e abbiamo chiesto in quell'ambito adesso di partire quei lavori sulle stazioni e di fare loro, di gestire loro l'impianto, diciamo, di collegamento stazione di Cornigliano, Zelli e aeroporto, e questo è uno snodo importante per il discorso logistico. Insomma, io non so se chiuderemo questa operazione con Zelli. Mi pare che lui sia, tu sia pessimista, Renzo, no? No, ho detto la prima volta nella mia vita che diventa pessimista. Se non ci riescono neanche loro. Vabbè, lì poi si vota per il rettore, quindi ho l'impressione che chiudiamo prima che si voti, che dopo sia molto complicato, perché con un rettore in carica, ma diciamo col successore già designato, non so, però si vota a maggio. Sì. Maggio-giugno. Si vota a giugno. Va bene, poi è importante, diciamo, questa questione della piscina Eco Ajax ML, anche perché loro ci farebbero un'offerta per la Sideco. Di queste cose chi si occupa? Sempre voi? No, forse no. Non è nel bando questo. Quindi chi la deve vedere? Rossetti, Claudio. Non parlo. Mi dicevate che si sta per chiudere? Aspetta, ve la dico, allora la piscina quindi tornerebbe a seguire. La Fontana deve presentare adesso la Prove con le... A questo punto ripartirebbe l'operazione XML con una diversa configurazione e ci farebbe un'offerta, naturalmente una messa a gara, sempre che l'offerta sia giudicata congrua, deve immaginare, per quella Sideco che comprammo molti anni fa per farci un ambulatorio che poi si è fatto un ospedale sostanzialmente. Siccome quella è una cosa che a loro serve per chiudere l'operazione, sarebbero risorse importanti in un quadro finanziario, diciamo, abbastanza complicato. Decidiamo chi la vede. Tu? Sì, sì. Sì, ormai è diventata una questione patrimoniale. Tu o l'ASL, insomma. Non è con documentazione, vedi la edificio. Non so perché non era stata messa dentro l'elenco, ma non ho idea perché. Ma perché c'era già in corso un confronto per. Era già stata avanzata l'ipotesi di un'offerta, quindi da poco tempo. Vabbè. Adesso, detta semplicemente, vi prego di seguire con grandissima attenzione tutte le vicende che riguardano soggetti che sono in qualche modo interessati anche all'alta grossa, insomma, siamo già un po' parlati, no? Spero che siano capiti. Una per una poi ve le dico, ho già fatto, diciamo, anche qualche telefonata, mi ha sbloccato anche la vicenda l'AS di Santa. Se ci sono investitori interessati, è bene che li trattiamo con attenzione, sentiamo così. Ok.
è un momento che fa anche se ne abbiamo pochi. Va bene, direi che queste sono le cose più urgenti, quindi ricapitoliamo. Consiglio 23, presenza importante, seduta breve. Giunta al 29, conferenza stampa alle 30, giunta alle 15, ovviamente non faremo le pratiche in conferenza stampa, perché facciamo successivamente, e poi, poi si ricomincia normali dal giorno 9. C'è una delibera? Del vicepresidente, modifiche alla legge regionale 13 del 2003, legge finanziaria 2003, alla legge regionale 41 del 2006, sul riordino del servizio sanitario regionale, alla legge regionale 25 del 2012 sulle concessioni wireless nelle aziende sanitarie. Connessione. Beh, è un disegno di legge, eh. Sono modifiche, sono modifiche necessarie per un po'. Se vuoi, non mi deve dare il testo. Se c'è un problema, facciamo una breve giunta mercoledì, tanto in questo weekend di Pasquale. Allora, voi posso dire che cos'è? Perché lo dica lei, sì. Allora, la modifica alla finanziaria è fatta per permettere alle ASL di utilizzare i contratti in essere della centrale acquisti regionale, perché per quanto riguardava, c'era un'esclusione esplicita per le ASL, per quanto riguardava il consorzio energia, per esempio. Per cui si toglie l'esclusione esplicita. Cioè per noi. Questa è la modifica. E questo riguarda sostanzialmente quella seconda. Delibera. E quella. L'attuazione della spending del contratto di favore, perché abbiamo tirato via tutti i piccoli. Le piccole strutture, e dobbiamo adesso fare la gara. E in questo modo si affida il supporto come si chiama, il consorzio di Energia Liguria. Che io mi onoro di questo. Serie di modifiche che c'erano state richieste dallo Stato, dal governo, erano piccoli aggiustamenti alla legge regionale che vi diceva. Ora proviamo, salvo verifica, di tornarci su. Sì, direi che sì. Direi che se ci sono tanto. Se ci sono delle cose, le vediamo, le modifichiamo prima che vada in commissione. E poi c'era il wireless. Presidente, io avrei una cosa. Sì. È arrivato? È arrivato il nostro. Sì, no, volevo informare la giunta che sull'accordo del Parco Roia su Ventimiglia, no? Abbiamo finito il CTU ha dato parere tecnico positivo, manca solo la verifica alla societabilità della VAS. Infatti Parco Roia, l'accordo del Parco Roia. Una conferenza di servizi l'8 maggio, quindi se per quella data riusciamo a dare il parere su oggettivo. Eh? Sì, no, abbiamo mandato tutto, no? Quindi. No, ma perché il problema dei pareri è che non è che siamo solo noi che li diamo, sono tutti uffici, a volte facciamo. Se va soggettata o meno a VAS, aspetta a voi, ecco, questo insomma. No, allora, per dare se è soggettabile o no, arrivano i pareri dai vari uffici. Quindi dobbiamo impegnarci tutti gli uffici che devono dare il parere a farcelo avere in tempo, così noi ci diamo. Vabbè, insomma, l'8 maggio c'è la conferenza di servizi. Sono 6 anni. Vabbè, io l'ho segnalato, se riuscite fatemi sapere. No.
così la chiudiamo. Non abbiamo niente per il collo, dico solo che ci dobbiamo impegnare, non credo che sia arrivato sui mesi. Va bene? Ok, ma non volevo aprire una polemica. Il commissario cosa fa? Fila le lezioni? Non volevo. Ho dato dei termini. Guardate, l'azienda c'è. Bene, grazie. Allora la facciamo accomodare. C'è qualcos'altro? Il disegno di legge. Non ci siamo tutti. Come stai? Ciao, bene. Come? Allora, con la borsa grossa parlo di noi, no? Ciao. Allora, l'azienda che presentiamo oggi è una... Vi pregherei, o vi sedete, è un'azienda che ha la sua base al Rico del Golfo, che ha da lavoro circa 100 persone, e, la scheda sul sito, e che sostanzialmente si è specializzata, se dico bene, nell'allestimento di attività legate al cibo, cioè negozi, centri commerciali. Noi ci siamo conosciuti a New York quando si è inaugurata Italy. Sembrava, non tanto per le dimensioni, che comunque sono abbastanza rilevanti, ma per la specificità, anche così interessante farla conoscere. Prego. Intanto vorrei dare qualcosa. Niente, mi sa che siete messi male. Se chiamate me come imprenditore vuol dire che ce ne sono pochi, mi sa che siete messi male. Ce ne chiamiamo 50 quest'anno. Pochi. Uno a settimana. Niente, la mia è una storia che alcuni ritengono interessante, nel senso che abbiamo creato questa azienda, questa è un'azienda particolare che è nata da lì. Quando nasce? Primi 79-80, io andavo a scuola, l'ultimo, prima di andare a scuola mattina mi alzavo alle 5, facevo il giretto, andavo a vendere la farina e i formaggi, e così ho iniziato questa attività. Poi ormai le cose sono cambiate, sono fatte un bel po' di passaggi in avanti e l'azienda è cresciuta. È nata con i miei compagni di scuola, nel senso che i primi nostri praticamente collaboratori sono i miei compagni di scuola. L'hai fondata a te questa? L'ho fondata io. Questa è un'azienda che è partita da niente, oggi dà lavoro a 120 persone interne e un altro indotto di almeno altre 150, che tra l'altro spaziano dalla Liguria, anche interessanti. Molto... Ci sono qua i 300, poi sta diretto in otto. Molto caratteristiche delle imprese liguri. Molto interessante anche perché poi sono aziende liguri che andavano male con la nautica, che abbiamo ritirato su, che li facciamo fare mobili, quindi insomma, poi devo dire che l'azienda ha avuto uno sviluppo da sempre internazionale, perché io quando ho iniziato le prime cose facevo, non avevo i soldi, ma facevo le fiere internazionali, per cui noi ci siamo affermati sui mercati internazionali più che in Italia. Noi siamo grazie alla partecipazione alle fiere. Grazie alla partecipazione. Alle fiere, sì, in maniera particolare. Era l'unico modo che avevamo di affrontarci, ma tra l'altro calcolate che è un'azienda che fattura oltre il 60% con l'estero e io non parlo inglese. Calcolate che l'azienda è molto identificata con me, io non parlo inglese. Quindi non parlo inglese, uso malissimo i telefonini, non so nemmeno fare un messaggio, per cui rappresento proprio quel mondo che dovrà tende a sparire, ma che mi ostino a difendere perché come dice, e magari non usi neanche internet. Non uso internet, ho una cosa interessante che però sto molto attento alle innovazioni, per cui io non le uso, ma qualunque cosa, se arriva una stampante 3D, stai tranquillo che noi siamo i primi a comprarla. L'azienda, anzi, sono il primo, proprio perché ragiono come un bambino, è interessante perché pretendo dalle macchine le cose impossibili, per cui se ragionassi come ragionano le macchine mi direbbero che non si possono fare.
il livido della macchina ce l'avrà prima o poi. Se te invece ragioni esattamente con un bambino, chiedi una cosa impossibile, un bambino può dire io voglio andare sulla Luna, io gli dice non è possibile, però il bambino l'ha pensato andarci sulla Luna, poi magari lo poi ci vanno, perché io sono ancora convinto che gli americani ci hanno preso per il culo, non ci sono andati, era un film, io sono convintissimo. Della cosa. Voglio dire che siamo in streaming, eh? Siamo in streaming. Ah, sì. No, no, comunque insomma. No, niente, praticamente è un'azienda nata così, le prime cose sono state le prime fiere, poi oggi noi annoveriamo il massimo che c'è a livello nazionale e internazionale nel mondo del sud. Certo, per essere. Quindi voi fate degli allestite della realtà in cui la gente va a comprare o va a mangiare, va a comprarci o a mangiare, sì, più o meno. Sì. Diciamo che la cosa, la nicchia non sta nel fatto di aver fatto l'arredo per i locali, ma di aver creato un sistema che a livello internazionale è riconosciuto di aiuto alla grande industria o al piccolo artigiano a crescere o alla grande industria a entrare sul mercato. Tanto per capirci, se Barilla va in America e apre i locali Barilla, che è una cosa molto grande che stanno facendo, non è un giochino, insomma. Barilla. Barilla. È venuto da noi, io credo che negli ultimi 10 anni i tre fratelli Barilla assieme girano molto poco, però da noi sono venuti 2 volte a vedersi i locali. Perché la caratteristica, e questo vale per Farinetti, con Italy, eccetera. Noi da quando è nata Italy, noi siamo i fornitori ufficiali, noi ci siamo sempre stati. Cioè tutto quello che vedete di Italy nel mondo del food, cioè i banchi, i ristoranti di Italy sono i nostri. E l'avete fatto tutti voi? Tutti noi, escluso il primo di Torino. Questo dice, e come l'avete conosciuto Farinetti? L'ho conosciuto quando è uscito da Unieuro, mi ci sono agganciate le gambe, perché sapevo che c'era un imprenditore, avevo letto, che voleva occuparsi di cibo. Quindi mi ci sono agganciato le gambe cominciando a massacrarlo di mail, di la segretaria, tutta, sino che siamo arrivati al punto che ci siamo conosciuti, siamo in un minuto siamo partiti, cioè, l'operazione dopo. Ma quindi hai fatto Istanbul? Istanbul, New York, Dubai, Chicago, tutto. Mosca, San Paolo. Mosca novembre, dico. Tanto Mosca San Paolo, quando Mosca è proprio un mio cliente, cioè, nel senso che è proprio un vecchio cliente. L'Urso, ho conosciuto a Milano l'altro giorno. Quello è un vecchio cliente nostro, in altre operazioni, che era in Spagna. Sarebbe il socio di Italia Mosca. In quel caso è il nostro cliente, che abbiamo posto noi a Italy, come facciamo molto spesso. Perché e in questo caso... Ah, quindi l'hai fatto conoscere tu. Sì, perché era il nostro cliente in Spagna, lui. Anche in Spagna. Ma è quello che facciamo sostanzialmente. Ne avete fatto 5.000 allestimenti da quando? Oltre 5.000. Noi costruiamo circa 20-25 ristoranti al mese, tanto per dare un dato. Cioè due al giorno. Uno al giorno, uno e mezzo al giorno. Sì, che vengono ideati, montati, presentati al cliente, perché da noi c'è una logica molto precisa. Da noi vieni, ti vedi il locale premontato, paghi, io te lo smonto e te lo do. E te lo porto dove vuoi, in Australia. Ora, in questo momento, scusa, ce l'hai lì dove sono venuto io. Esatto. Io te lo monto, te lo faccio vedere. Tu arrivi, mi paghi. E oggi l'insolvenza è una parola che ho dimenticato, ma molte di proprio la mancanza di imprenditori. Glielo fai nel tuo ICO? Sì. Noi montiamo gli ristoranti dentro. Se non gli piace ti chiedo un po' di modifiche. Fa modifiche, facciamo quello che vuole e ci mettiamo d'accordo sul pagamento. È una cosa fondamentale. Dopodiché il locale viene smontato, imballato, messo nei container, molto spesso in aereo, perché ormai abbiamo dei tempi, i nostri interlocutori sono talmente ricchi, molto spesso, e talmente con poco tempo a disposizione, che è un gioco fare un arredo. E poi il mondo del cibo, a differenza di altri mondi, implica che le persone che fanno cibo, che e parlo di Barilla in Italia, o parlo di Rana, o parlo di Scotti, o parlo di tutti i nostri clienti. Quindi penso il mondo del food italiano sia passato Princi, ora ad esempio, sono tutti i nostri grandi clienti. Quindi ogni giorno dalla tua azienda esce un allestimento, più o meno. Sì, esattamente. E dopodiché questo allestimento viene preso e viene montato in tutto il mondo. Oggi, per dire, noi abbiamo 9 montaggi nel mondo, di cui solo uno in Italia, tanto per dare un dato. Siamo in Australia contemporaneamente, siamo a Houston, siamo
a Istanbul, che stiamo montando il locale di Bottura, Massimo, il ristorante di Massimo Bottura, ristorante uno dei ristoranti credo più belli del mondo, che appena uscirà sarà pubblicato. Credo che lo inauguri da maggio. Sì, sì, sto in questi giorni. Ecco, quindi facciamo un lavoro molto particolare. Non è conosciuto, credo che essere nati in Val di Vara, cresciuto in Val di Vara, e sia un vantaggio. Ma tu di dove sei? Spensivo di Ricò. Non ho mai conosciuto i sindaci di Ricò, nessun sindaco di Ricò da quando c'era l'amministrazione di destra e sinistra. Non mai, mai venuto a vedere l'azienda. Calcola che ho 100 persone di Ricò che lavorano dentro. Quindi, vabbè, io sono una dimostrazione. Io sono venuto. Sei venuto, lui è venuto. Anch'io. Lei è venuto, forse è venuto, però io non ho mai visto un sindaco, questo lo reputo. Se arrivano lì, gli urli dietro, non vengono per quello. No, non vengono proprio perché non vengono. Cioè, questi paesi, io so se fare i comuni molto più grandi, perché secondo me i comuni piccoli servono a poco oggi. Però, vabbè, è la mia idea. Dopodiché, costruiamo queste cose. I clienti in tutto il mondo, dove sta il trucco, insomma, sostanzialmente? Che se noi facessimo arredamento saremmo un'agenzia di comunicazione che fa un progetto, lo presenta, vince o perde una gara. No, noi abbiamo unito questa, che è una fase, all'allestimento vero e proprio, quindi alla costruzione. Noi abbiamo su 11.000 metri quadrati, noi un polo tecnologico, non l'abbiamo chiesto di farlo fare alla regione, non l'abbiamo chiesto di farlo fare alla provincia perché Chiesella aveva altro da fare, non l'abbiamo chiesto da fare a nessuno, ma cosa molto importante, ce lo siamo fatti. Cioè, uno viene da noi, noi riusciamo a montarci tutto lì, perché il laboratorio di marmo è nostro. Fate tutto voi. La vetroresina è la nostra, il metallo è il nostro, il legno è il nostro. Cioè, l'unico grande handicap che abbiamo è che abbiamo oltre 20 persone che purtroppo dobbiamo prendere fuori dalla nostra provincia e fuori dalla nostra regione perché non le troviamo. Tanto per capire, se abbiamo trovato qualche aziendina in crisi nella zona da Val Fontana Buona, di lì, molto bravi, che stanno lavorando a pieno ritmo con noi, che prima erano nella nautica, però non siamo mai riusciti a trovare falegnani o gente disponibile a girare molto, perché da noi si gira molto, cioè c'è poco da fare. E in questo caso, ad esempio, abbiamo oltre 15-20 persone in un'azienda esterna che arriva da Bari tutti i lunedì. Questa è una cosa molto grave per la nostra regione, perché siamo un'azienda che di lavoro ne dà, non più. Quindi sono dei trasferttisti fissi. Cioè, è un assurdo, ma si va da Bari. Molto bravo, molto. In Italia è piena di gente capace. Quando fa legnameria, in quel caso la falegnameria, altri casi. Quelli pure non l'hai trovati. Vabbè, perché tutti quelli che troviamo, che sono falegnami, noi li prendiamo al volo. Cioè, non è che si discute. Quelli che arrivano, che sono bravi a fare qualcosa, li prendi al volo. Ma il sistema della formazione lingua. A tutti quelli che fanno la formazione, a me è contattato uno, a te no. Che sappia io, no, qualche volta mi manda qualche ragazzina a fare degli stage così, ma... anzi, molte le abbiamo anche tenute, tra l'altro. Una cosa a livello di cosa sicuramente sì, a livello di... Se ti manda la ragazza a fare stage... qualcosa, ogni tanto qualcuno arriva, non so chi è, ma... C'è la filiera del legno che dà occupazione al 35%. Produco falegname che poi non lavora. Abbiamo delle aziende a Ponente che vanno in Francia sui yacht. Noi da noi non se vengono parliamo. E magari di non c'è. Aspetta, c'è qualcosa. C'è Chiavari villaggio che lavora anche su Spezia. Vabbè, insomma, penso che un ragazzo del Tigurio a Spezia lavora. Noi abbiamo 4-5 architetti, no? Eccetera, di Chiavari che tutte le mattine vengono a lavorare da noi. Chiavari Sesti, non è un problema. Al di là di questo, noi cosa facciamo? Tornavo sul discorso del trucco. In realtà, noi abbiamo 20 architetti interni, che sono tutti molto giovani. Ogni 5 anni io cambio radicalmente il personale, a livello molto spesso, quelli che sono stati assunti come architetti diventano i nostri commerciali. Cioè, oggi i nostri commerciali, noi non abbiamo rappresentanti. I nostri commerciali nel mondo sono i ragazzi cresciuti di dentro. Quindi oggi sono commerciali che guadagnano anche parecchio e sono quelli che sono... Diventano da tecnici a marketing, sì, passano da fare tecnici a fare marketing. Esatto. Anche perché noi vendiamo un prodotto che, se no tutti lo coprirebbero, è il prototipo. Cioè in realtà noi, da noi, il successo nostro, so, l'Ind
Loacker, Barilla, Rana, cioè, se avete fatto tu quello che hanno fatto a Chopin, all'Int? Io gli ho dato il disegno, quello poi è quello un caso dove noi facciamo il prototipo e dopo vendiamo il disegno. Molto spesso ultimamente noi vendiamo i disegni. L'Ind abbiamo fatto la sede di Roma, abbiamo fatto la sede di Parigi, abbiamo fatto la sede in Svizzera e poi per gli outlet, con le cose un po' più veloci, vendiamo i disegni. Cosa interessantissima, ce lo fanno loro. Beh, chiaramente i costi poi sono diversi. Noi veniamo usati molto per il prototipo, nel senso che noi abbiamo 20 architetti, però la nostra clientela molto spesso in concorrenza tra di loro, cioè tanto per capirci, catena di pizzeria, è vero che abbiamo Rosso Pomodoro, però ne abbiamo altre 10 che sono in concorrenza con loro. E stessa cosa vale Barilla, Rana, vale Italy e quelli che la copiano. Quindi cosa facciamo? Molto spesso adoperiamo i nostri architetti. Quando abbiamo dei grandi gruppi, noi ci rivolgiamo a degli studi esterni. Quindi utilizziamo degli studi di architettura esterni, proprio per non contaminare le cose. Quindi noi riusciamo tranquillamente a lavorare, caso unico credo, con Unilever, a cui stiamo facendo ora il locale, ad esempio a Roma, la sede nuova dell'Unilever, e contemporaneamente con la Ferrero, in cui abbiamo sempre fatto tutti gli store Ferrero nel mondo, Nutella siamo noi. Per dire, quella che è un'aziendina artigiana piccola è il livello di pubblico che ti interessa. Ma te come ti è venuto un'idea del genere? Perché mancava. Non c'era. Ha una logica sta qui, non c'era. Come risposta. Ma non c'era. Esatto, tu pensi che una delle prime, quando io avevo 18 anni, e ora parlo di uno che conoscete tutti, no? Forse meglio tu. Quando io avevo 18 anni, c'era uno che era amministratore delegato di un panificio. PRVM, panificio di Valdemar. Io gli devo la farina. Cocerine, se lo conosciamo noi. Sì, no? Sì, io gli devo la farina. Allora, io Lorenzo all'epoca aveva avuto un'idea, avevamo fatto una fiera, ricordo ancora adesso, c'era Forcella, io, Musetti con le fattorie di Cinciano, sì, fra, sì, un casino con il Belvino, Musetti Franco. Pensa che fiera, avevamo fatto una fiera, parliamo dei 79-80, che eravamo venuti in fiera a Genova con uno stand gigantesco e vendevamo la spungata. È stata la prima volta che ho fatto un arredamento in una fiera, ecco, per dire... Come a volte l'hai fatto per il tuo stand. Avevamo fatto questo stand per i panifici riuniti che poi era diventata una volta. Non abbiamo mai più fatto affari assieme. Però ecco, una caratteristica. Oggi bisogna individuare quello che il mercato chiede. Cioè, oggi il mercato, la richiesta sul mercato c'è. Quello che manca è veramente capire cosa manca sul mercato. Cioè, la richiesta c'è, non è vero che non c'è. Non è vero che in Italia non abbiamo, e in Liguria non abbiamo le persone capaci a soddisfare il mercato. Il problema oggi negli imprenditori si chiama commerciale. Quello che nessuno parla seriamente, veramente, è che tu puoi essere bravo a fare falegname, puoi essere il più bravo del mondo, ma se i tuoi mobili non li sai vendere, nessuno te li compra. Quindi quello su cui dobbiamo lavorare è creare delle aziende artigianali che sappiano vendere il loro prodotto. Cioè quando io ho redatto la Tecnogym, credo di essere uno dei pochi che ha avuto questa... La Tecnogym è tutta... Tu lavori con gente che vende... Il negozio della Tecnogym. La Tecnogym ha fatto un ristorante di 1000 metri, per 1000 persone, questo all'interno della sua sede. E dove? Lì a Cesena, bellissimo, è una cosa straordinaria, fatta, disegnata da Citerio. Ecco, una delle caratteristiche, ad esempio, che ci contraddistingue, quando individuiamo il cliente, molto spesso noi non usiamo i nostri architetti, li usiamo esterni, ma non è che li prendiamo a caso. Cerchiamo di capire cosa vuole quel cliente, ad esempio. Molto spesso ti capita il cliente che ti parla di minimal, pareti bianche, soffitti bianchi, poco prodotto, no? Tutto te lo guardi, ci vuole. Dopo vai a casa sua, dove normalmente comanda la moglie, arrivi a casa sua e ti trovi che c'è i mobili toscani in casa. C'è quelli di legno antico, così. Ecco, poi lo guardi un po' come è vestito. Dici, aspetta un po' un attimo, che qua dobbiamo rimettere un po' le cose a posto. E allora devi cominciare a capire che quello è il suo habitat. Vorrebbe fare quello, ma non sarà mai capace a gestire quello. Quindi se tu vuoi unire quello che vuoi... Perché a caso ci pensa la moglie. No, tu devi riuscire a individuare. È una cosa che non è. Uno se lo deve sentire addosso il vestito.
cioè c'è niente da fare. E la cosa fondamentale, tu devi capire cosa vuole il cliente, ecco perché dico il commerciale è un mito poi all'artigianalità vera, ma il commerciale deve riuscire a capire esattamente qual è il desiderio del cliente, di quello che si trova bene, il vestito che lui si trova, che indossa volentieri. Poi tu gli fai una proposta. Poi gli fai la proposta. Normalmente ci può essere battibecchi anche duri. Se tu sei convinto di aver ragione, devi andare avanti con la tua ragione, qualche volta lo puoi anche perdere, normalmente sono sempre tornati tutti. E ecco perché abbiamo così un'ampia gamma di clienti. Noi vediamo come un 80% di clienti ripetitivi, per dare un dato che non è da poco. Quindi di 5.000 allestimenti che hai fatto, 4.000 la media sono per tutti. Sì. Calcoliamo che molti clienti noi facciamo il prototipo. Ferrero Store è nato in Vaticano, dentro la città del Vaticano, tanto per dare un dato. Poi fatto il disegno, magari ne aprono 100 nel mondo, perché Ferrero ne farà 100 nel mondo, noi prendiamo il disegno, lo diamo, se lo fanno. Il primo Nutella Store, vero, ufficiale della Nutella, le altre sono copie, ma quello vero è a New York, a Chicago, dentro Italy. Non ce n'è altri, tutto il resto sono tutte barzellette che raccontano in giro. Cioè, quanto è grande questo di Chicago? Non è grande, uno dei classici corner all'interno. Come Italy è molto grande. No, lo spazio della Nutella. No, sarà un 100 metri, sarebbe 100 metri, insomma. Però è una cosa, insomma, se si muove sul mercato internazionale un signore che si chiama Ferrero può dar lavoro a 10.000 persone. Cioè, il problema è chi si muove. Se la Barilla, che invece che provarla in Italia, l'esperimento, se lo fosse fatto, l'avesse provato in Italia e non l'ha voluto provare, perché ci ha provato per 10 anni e ha perso per 10 anni, a New York è un successo. Bisogna anche individuare cosa fai, come fai. E quindi, ecco perché dico che non basta più essere artigiani. Anche le scuole di formazione, bisogna insegnare a fare qualcosa di più, di diverso. Cioè, non puoi essere bravo solo a fare falegname, devi sapere vedere quello che fai, devi avere la fantasia di proporti. Cioè, se arriva uno sveglio, lo vedi subito nelle assunzioni, non è che non li vedi. Quante domande di assunzioni hai un anno? Non tanto. Perché non è nell'occhio del ciclone, No, abbiamo di nicchia, noi, cioè, per dire, ieri abbiamo assunto uno che viene da Londra, a fare i rendering, la cosa più grande del mondo, rendering, uno che ha studiato questi voli di computer, vorrei imparare a fare i rendering, ecco, trovatemi uno bravo a fare i rendering, ma una cosa banale, no? Siamo nell'era che dovrebbe essere un inglese, questo è uno italo-inglese che ha deciso di tornare, lavorava a Londra e di Aula ha deciso di tornare in Italia. C'è tanti ragazzi che alla fine vivi bene, vai a Londra, ti fai i tuoi 3-4 anni, magari prendi 3-4 mila euro al mese, ma poi preferisci i 2.000 in Italia. Un'altra cosa che purtroppo, mi permette di dire così, se politici e faccio presto, ma è possibile che non si possa fare niente perché gli operai guadagnano di più? Perché se l'operaio non guadagna, col decreto di oggi, sì, ma non hai capito, io poi devo guadagnare. E te devi nella testa, la gente deve guadagnare. Perché te li paghi bene tu? Sì. Io li pago, ma non li pago bene, cioè non li pago bene, li pago quello che mi dicono di dargli, che non è pagare bene una persona per quello che vale. Cioè, contatto hai, i contatti sono. Allora, di farmeria, addirittura noi, sono stato il primo, hanno buttato fuori subito la Confindustria perché ho fatto il patto che distribuivo gli utili, no? Qualche anno fa, per cui non ha detto subito, questo qui togliamolo subito. Per dire, cioè una parte è utile a distribuire i dipendenti. Noi siamo una delle poche aziende sicuramente in pari con tutto, cioè non siamo mai indietro di, cioè non esiste non pagare i dipendenti, non esiste non pagare i contributi, i TPR, eccetera, eccetera. Purtroppo con facilità si è creata una situazione dove fanno i concordati al 10%, cioè aspetta, sembra diventata la città dei concordati. Cioè, vai male, non c'è problema, tra un mese li apri, tutti a posto, ti copri così la casa forte di marmi con quello che hai fregato agli operai, ma non va bene, cioè questo sistema dovete bloccarlo, punto. Cioè, non è che c'è un'alternativa, va bloccato. C'è gente lì che continua a prendere in giro tutti, soprattutto quelli che lavorano. Tu quindi con quel sistema riesci a non avere insolvenza, cioè fai pagare. Io ho pochissime insolvenze, qualcuno magari che proprio ti ha firmato la cambiale non te la paga. Però no, la nostra insolvenza sono pochi. Paghi e sei pagato. Io pago.
anche il tipo di clientela che ha comunque probabilmente. No, ma se però c'è un buon 50% è ancora cliente normale, eh? No, no, se non è che abbiamo abbandonato il cliente tradizionale, il fornaio, il macellaio, no, anzi, da lì, no, anzi, devo dire di più, non solo non l'abbiamo abbandonati, sono quelli dove prendiamo le idee e le vendiamo alla grande industria, cioè per noi è la banca quella lì, cioè il macellaio che tagliava la fettina e che poca alla volta si è accorto se ci mettesse una stufa vicino la potrebbe farci lo spezzatino e vendere a mezzogiorno e poi dopo magari il ristorantino, se non c'era il piccolo che lo faceva non c'era nemmeno Farinetti che poi l'avrebbe visto fare e che lo faceva poi in scala internazionale. Nel senso che Farinetti ha visto un po' di cose tue in giro. No, non mie, no, le cose del mercato, cioè non mie, quelle del piccolo, cioè la friggitoria che c'è sotto i portici qui a Torino, quella quando la vedi è un'emozione, cioè. Ma lì, quando io la faccio vedere che sono a Los Angeles, se faccio vedere una cosa così, ho già vinto. Quello lì ti chiede quella, non ti chiede mica. L'hai fatto tu quella lì? No, da lì c'è 100 anni. No, credevo che l'avesse riassestata. No, però ne facciamo, le abbiamo costruite decine in giro per il mondo uguali. Decine in giro per il mondo uguali. E è quello che tu devi dare un'emozione. Cioè, la gente, perché vai in un locale e in un altro? Ci vuole. Va bene, ragazzo. Un'altra cosa, poi me ne vado. No, poi devi andare dai giornalisti. Un'altra cosa. Io ti faccio la prova, hai superato la prova, allora ti prendiamo. Un'altra cosa interessante, ad esempio, che secondo me. E dai di là sei floscio, lo sapere. No, non credo. Un'altra cosa che secondo me va vista e va veramente seriamente presa in considerazione. Quando io sento parlare dei mercati agricoli, di queste cose qua, purtroppo ci fa solo dei gran casini. Perché in realtà lo spazio per queste cose c'è, ma bisogna farlo bene. Mercati agricoli, tutte queste cose qua, io sto seguendo, quelli con i diretti, sto seguendo. E c'è uno qui sotto, credo che sia anche adesso. Sì, però hai capito. Però va spiegato. Cioè, ancora bisogna farle bene. Quando vai a Londra, quando le vedi. Sì, come strutture, quando il vecchio recupero dei vecchi mercati, va fatti bene. Cioè. A Bologna era questo. Bologna è un bel mercato, bellissimo, è un bel mercato. Quello che Carmine l'hai visto? Bene. Io li farei ancora più, però insomma, diciamo che in Spagna, secondo me, noi ne abbiamo fatto qualcuno in Spagna, secondo me. Era vecchia anche. Però insomma, qualcosa si vede che cambia, però bisogna cambiare sempre meglio. Cioè sempre. Dice che il luogo, diciamo, ha una componente fondamentale nel successo poi della commerciale, della cooperazione. Vestimenti, no, wow. Lui, io che lui ha trovato diceva il nostro tuo giudizio su Piazza Cavour, io ho provato miliardi di volte gratuitamente a fare delle soluzioni, non caga nessuno, cosa devo fare, non l'ha neanche considerato. Mi piace così, aspetta. Però secondo me quello lì, cioè almeno metà di quel mercato lì deve risultare durante il giorno, cioè scusate, se va sul centro della città, se no vado su Prato. Come il waterfront, tanto c'è la ferrovia, come ce ne raccontiamo, la ferrovia non serve a niente. Ma dice un bel Prato, a me non se lo godo. Ci chiami 4-5 artisti di tutto il mondo che fanno sempre. Ma quando la riunione io ti ho detto. Infatti mi hai appoggiato. Chiami 4-5 artisti di tutto il mondo che fanno sempre le strutture con i fiori. E fai un giardino bellissimo, almeno tutto il mondo a vederlo che non sa per niente. Almeno è meglio di così. Tanto così non lo. Andiamo avanti da 30 anni ancora avere qualcosa, lo sappiamo tutti. Cioè, pensare alle barzellette, ogni tanto scrivere qualcosa, ma. Va bene, ci sono domande per questo timido giovanotto. Non mi dietro la visita per i niente. No, scherzo, io so tutti. C'è anche il mio moto qua, vedi. Essere curioso. Noi ci siamo conosciuti con mia figlia a New York.